noi siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Alla quinta puntata di Febbre da Stadio! Vai! Carrellata! Allora, Matteo, quel movimento con la telecamera è stato meraviglioso. Mi fai di nuovo quella carrellata? Facciamo il replay. Aspi, faccio tutto da capo. Signore e signori, ecco a voi la quinta puntata di Febbre da Stadio! Eccoci qui. Allora, signore e signori, dobbiamo fare presto, dobbiamo iniziare perché le partite sono iniziate? Sì, da 1:10 a Bari. A Bari, quindi iniziamo subito a presentare. Non è cominciata la partita, a è chi? Cominciata la vittoria dell'Avellino. Sì, inizia! Le hanno capito, mi scusi? Stand by, qui niente, non volete giocare a Salerno. Ah, ecco, stanno per iniziare. Allora vado a presentare subito gli ospiti di oggi, cari amici. Iniziamo dalla mia sinistra, eccolo qua, è un ritorno, un grande giornalista, nonché direttore del Benevento Forum. Ho detto bene? Hai detto benissimo. Io sbaglio, ho paura di sbagliare. Signore e signori, Marcello Mulè, applauso! O le facciamo bene o non le facciamo bene. Prima di arrivare da Gianluca Festa, voglio, non dico giustificarmi perché non c'è il motivo, proprio perché io volevo riferirmi un attimo ai nostri amici telespettatori di Benevento che oggi sono in quel di Bari, al San Nicolò di Bari, che giocano contro il Bari. Io l'accento può tentare un po', può ingannare. Non sono barese, non sono tifoso del Bari, sono pugliese, sono di Taranto, ma questo non ce ne frega niente a nessuno, quindi state tranquilli. Nessuno bene, nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Vabbè, che vuoi dire, che a Taranto facciamo schifo? Non ho capito. Signore e signori, andiamo dal nostro ospite fisso ogni sabato, è qui con noi e noi lo vogliamo, non mi permetterei mai, un grande consigliere comunale e provinciale. Diciamo il partito? No! Signore e signori, Gianluca Festa! E poi andiamo qui, signore e signori, dal nostro tifoso, ospite della Salernitana, nonché ex calciatore, attualmente commerciante, ma il suo papà era, cioè nel senso era giocatore, era, è un ex calciatore di Salernitana, Benevento e Avellino, nonché? Nonché tanti altri ancora che sarebbe troppo lungo. No, nonché, cioè lui come si chiama? Gaito.
Gaito e lui invece è Luigi Gaito. Applauso! E adesso, microfoni, passatemi i microfoni. Passatemi il microfono perché voglio presentare, avete visto la novità di oggi qui a Febbre da Stadio, qui nei nostri studi abbiamo anche, guardate, gli ospiti, tifosi, pubblico, spalti, non so più cosa dire, sono meravigliosi, ma anche loro parteciperanno perché c'è una bella sorpresa. Caro Gianluca Fessi, questo non te l'aspettavi, adesso arriviamo subito alle partite. Cominciamo subito. Perché voi siete gli ospiti ufficiali, siete qui seduti davanti agli schermi a guardare le partite, ma il primo che fa la prima battuta scema cede il posto. Se fa la battuta scema, caro Marcello, cede il posto a Francesco. Se Francesco fa la battuta scema, ricede il posto a te. Se poi va Rosette, poi è così, ecco là. Va bene? Intanto doppia azione interessante del Benevento. Io me la dimenticavo che iniziata a Comunque credo che vincerà il Benevento oggi. Io sono perché? Convinto, perché? Sono convinto che vincerà, andrà bene, certamente. E iniziano gli sfotto. Facciamo subito, nomi veloci. Francesco. Rosetta. E Mario. Avellino. No, Salernitana, scusami. Vincenzo. Carmine. Aspetta che vengo pure da quella parte. Vai. Rino. Pamela. Michele. Gennaro. Applauso, andiamo subito alle partite. Questo lo do a voi. Andiamo subito alle partite, quindi chiedo in regia gentilmente di chiamare subito il nostro Marco Festa o Fabio Tarallo, fate voi. Voi chiamate, mi passate la linea e io ci parlo. E intanto voglio solo sapere cosa sta succedendo nei tre stadi. Allora, Salerno, cosa sta succedendo per il momento? Di che? Solo un'azione pericolosa con un'uscita del portiere del Taranto e del Trapani. Stai attento che cediamo il posto subito alle spalle, quindi niente rilievo per il momento. Invece a Benevento abbiamo detto un paio di azioni, a giusto? Bari, al San Nicola di Bari è partito bene il Bari con un buon intervento di Cragno, ma poi il Benevento ha avuto una doppia occasione, insomma ha rischiato di andare in vantaggio. Mi ha fatto spaventare cara Rosetta. E poi Avellino urgente ribelloni nei primi minuti. Calcio d'angolo e poi dal calcio d'angolo colpo di testa, ma non ha sortito effetti. Siamo al settimo minuto e mezzo, 0-0, ma siamo in attacco. Ecco signori, vediamo se chiamo questa azione. Palla rubata, Sumaré tiro svirgolato. Allora signori, bene, andiamo subito, facciamo subito il primo collegamento con Marco Festa, giornalista di 8 pagine, 8 channel, direttamente dallo stadio di Vicenza. Marco, ci sei? Facciamo un applauso a Marco Festa, eccolo. Marco, qui abbiamo il pubblico delle grandi occasioni, lì a Vicenza invece, come sta procedendo? Allora, buon pomeriggio a te e a tutti gli ospiti e telespettatori ovviamente di 8 Channel. Sì, qui sta procedendo con un bel coro di benvenuti, che è stato benvenuti in Italia, intonato poco fa dalla curva del Vicenza. Dopo Verona continuano questi episodi sgradevoli, mentre la partita è arrivata al 9 minuto, seguiamo in diretta questa azione con Mofuli, che viene anticipato in rimessa laterale dal numero 17 del Vicenza, che per le stessa è esposto. L'Avellino sta giocando una buona partita in questo avvio di gara. Belloni poco fa ha conquistato il primo calcio d'angolo, sta tenendo bene il campo la squadra di Toscano, che per quanto riguarda le formazioni ha confermato un blocco la squadra che ha perso martedì scorso contro il Cittadella. L'unica novità è quella rappresentata da Mofulu in attacco al posto di Castaldo infortunato, 3-5-2, Radulovic Trepaldico, Cinzio e Diallo in difesa, Belloni, D'Angelo, Omiongai, Sumaré con Asma, centrocampo Ardemagni, come dicevamo, con Mokus a comporre il pacchetto offensivo. Il Vicenza invece risponde con un 4-3-3, Benussi in porta, Zaccardo, Bogdan Esposito e Bianchi nelle retrovie, Urso, Signori e Siega a centrocampo, Vita, Cernigoi e Di Piazza in attacco, circa 300 tifosi dell'Avellino presenti qui sugli spalti del Romanamento, che si stanno facendo sentire incitando l'Avellino a caccia di una vittoria che manca da tantissimo, già ricco dal 30 aprile scorso, quando l'Avellino il biondo di Lanciano. Vedremo come andrà a finire. Caro Marco, io te lo ripeto sempre, che è successo qui a Benevento? Rischia di subire il gol il Bari. Sì, grande tiro di sinistro di Ciciretti, il portiere del Bari ha alzato in aria. Bella parata, bella azione. Te l'ho detto. Marcello risponde.
intanto c'è Marco Fessa a telefono. Scusami Marco, dicevo, con te dobbiamo stare attenti perché in un paio di occasioni te la sei tirata da solo, giusto caro Marco? No. Infatti diciamo conscio delle esperienze precedenti, oggi non parlo e spirito a raccontare quello che sta succedendo con la Belina, che adesso si difende con Gonzalez che anticipa Cernigoi e rinvia, palla catturata ancora dal Vicenza, bravo Belloni a guadagnarci un fallo sulle tre quarti. Ecco, scusami Marco, c'è il gol, signore e signori, la Salernitana in vantaggio, c'è il gol, chiamiamo subito Massimiliano Grimaldi in diretta dallo stadio Arechi di Salerno. Hai capito, Luigi Gaito? Gaito, porta fortuna. Allora, descrivici il gol, poi chiederemo al nostro Massimiliano, vai. Innanzitutto, prima del gol avevamo già avuto una doppia occasione con una gran palla in verticale di Rosina che aveva messo a tu per tu prima Donnarumma, il quale si era fatto ribattere il tiro più o meno all'altezza del dischetto. Poi, palla recuperata da Coda, ancora deviazione del portiere, salvataggio sulla linea. Azione corale tutta di prima, quattro passaggi, palla a Rosina, che ancora tutt'oggi fa la differenza, grande palla in verticale e tiro di Vitale gol. Signori, io chiederei anche agli amici di Benevento e agli amici di Avellino, lo sport è bello, l'amicizia è bella e quindi siamo tutti, cioè voi siete tutti campani, assegnate la sanità e fate un applauso a tutti quanti. C'è Gianluca Festa che non è d'accordo. No, noi abbiamo una reazione cosmica. 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 Bene, signori, allora c'è Grimaldi un attimo subito. Michele Altieri, il cambio con Gianluca Festa. Primo cambio della giornata, signori. Eccolo. Beh, metto a sedere là, grazie Gianluca Festa, prego. Allora, Massimiliano Grimaldi. Tu e Schafor, vedi il signor Vacca che disse all'epoca, tu per il momento è espulso per 5 minuti. Allora, Massimiliano, 1-0 per la Salernitana. Descrivici le emozioni della Rechi, vai! Sì, Salernitana subito in vantaggio dopo 6 minuti grazie all'esterno Vitale imbeccato perfettamente da un cross dalla destra di Massimo Coda, l'esterno mancino si è inserito sul secondo palo e ha battuto il portiere Guerrieri al sesto minuto, quindi Salernitana è in vantaggio, ovviamente Arechi in festa con la Salernitana che adesso sta manovrando nella tre quarti di campo, c'è un errore di Tuia e il Trapani che recupera il pallone, ma Salernitana che da qualche minuto stava già giocando molto molto bene, quindi il gol era nell'area perché Donnarumma due minuti prima si era trovato praticamente a tu per tu davanti a Guerrieri, la conclusione dell'attaccante di Torre Annunziata, la parata di piede del portiere del Trapani e poi palla che rimane lì Coda dalla distanza, prova la conclusione sulla linea, Pagliarulo riesce a stoppare il pallone, quindi gol che era nell'area, arrivato poi dopo due minuti proprio con Vitale che sul secondo palo è riuscito a portare in vantaggio la formazione granata. Scusami Massimiliano, ma qui a Benevento invece è successo qualcosa, descrivici l'azione. Pallone in profondità in aria, traversone per Melara che di piatto poteva solo segnare, invece l'ha buttata in alto, non è ha graffiato il Bari, anche sì, questo sì, non è il suo piede, sì, quindi ha sbagliato abbastanza alto. Allora Massimiliano, scusami, ti ho perso per due secondi, la formazione della Salernitana. Sì, vado subito a leggerti le formazioni ufficiali. Salernitana che schiera Terracciano in porta, Tuia, Schiavi e Bernardini a formare la linea 3 di difesa, centrocampo a 5 da destra a sinistra con Laverone, Rosina, Ocer, Pusellato e Vitale, autore del gol del vantaggio, in attacco Donnarumma e Coda a disposizione di mister Sannino, Iadis, Luis Felipe, Mantovani, Zito in prota, Ronaldo della Rocca, Caccavallo e Joao Silva, il Trapani di Serse Cosmi che oggi è squalificato, in panchina c'è Valeriano Recchi, il suo secondo, si schiera con Guerrieri, Pagliarulo, Casasola, Legittimo, Palazzo, Scozzarella, Colombotto e Rizzato in a centrocampo, Canotto e Barilla al supporto di Petkovic, c'è la rete della Salernitana che c'è il 2-0, signore e signori, della Salernitana, si è sbloccata Donnarumma, fatelo un applauso, si è sbloccata Donnarumma, vai con l'inno, vai con l'inno, vai con l'inno. Sì, buonanotte, vai con l'inno. Ci ha anticipato. Ci ha anticipato. Allora, caro Massimiliano. Sì, abbiamo portato bene alla Salernitana, Gianrico. Ma devi sapere che tu sei, dallo stadio Arechi, sei un in netto anticipo qui rispetto alle immagini della partita. Quindi hai tolto, diciamo, quel sapore del gol. Del gol è
nostri ospiti qui in studio, ma ti vogliamo bene lo stesso perché porta fortuna il nostro Massimiliano Grimaldi. Vitale fa sempre la differenza. E fa sempre la differenza. 2-0, chi ha segnato per la precisione? Vitale e Donnarumma. Donnarumma. Vitale con le assist. Allora, caro Massimiliano, noi ti richiamiamo più tardi, così non si sa mai, il terzo gol non fa mai male, va bene? Va bene, caro, ci sentiamo dopo. A dopo, Massimiliano. Marcello, so che sei concentrato nelle immagini della partita a San Nicola. Prego, ti do parla con tu con Fabio Tarallo. Vai. Fabio, ciao, buon pomeriggio. Vai. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Vai, siamo sottofondo. Vai. Fabio, si sente la voce dei 1200 in curva? Allora, la voce si sente dei 1200, ma si sente anche la voce dei tifosi del Bari, che sono veramente tanti. Attenzione, non sento nulla di che. Insomma, sì, c'è un gran casino, come potete sentire, la gente è tanta. Già dico, sono venuto a casa tua. Lo sapevo. Io ci ho messo mezz'ora per dire che non sono di Bari e tu dici che sei venuto a casa mia. Non sono di Bari, sono di Palagianello. Di dove sono? Palagianello, brava Rosetta. Era inteso casa tua come per dire in Puglia. Nella mia terra. Assolutamente sì. Allora, raccontaci un po' la formazione e cosa sta succedendo. Abbiamo visto delle azioni poco fa, eh? Allora, sì, la formazione diciamo che è rimasta quella delle intenzioni iniziali, con un'unica novità che era la presenza di Pajac dal primo minuto. Per il resto, insomma, abbiamo Cragno, Lusoni, Lopez, Padella e il capitano al centro della difesa, insomma, con a centrocampo Civita e Buzzegole, e poi ci sono in questo momento Ciciretti, Melara e in attacco abbiamo Ceravolo, che è ritornato al suo posto. Insomma, la formazione è rimasta la medesima. Diciamo che la partita in questo momento è ben diretta dalla Benevento, che ha avuto tre grosse occasioni. La prima è stata per quanto riguarda il Bari, che ha aperto, diciamo, un po' le danze con la forza di Maniero, ben parata, attenzione a saltare in aria. In questo momento la girata è il palo del Bari in questo momento. Ecco, una palla persa in difesa dal Benevento e il Maniero ha colpito il palo esterno. Dicevamo, insomma, Maniero è stato il primo che ha aperto le danze, ma poi ci sono state tre occasioni in successione per il Benevento, anche abbastanza clamorose, con Capitan Lucioni, con Ciciletti da solo al centro dell'area e con Melara, insomma, ma in nessuna delle tre circostanze è stato preso lo specchio della porta. Un bel Benevento, al di là di queste, ecco, mancanze, queste distrazioni in fase di uscita dalla propria area. Perfetto, allora Fabio, rimani con noi, ce n'è senso. Adesso noi chiudiamo un attimo il collegamento, ci risentiamo tra pochissimo. Grazie, tempestivo come sempre, facciamo un applauso a Fabio Tarallo. Allora, Michele Altieri, io ti chiedo quello che sta succedendo, mi raccomando, c'è lì Gianluca Festa che freme e vuole ritornare al suo posto. Quindi la prima parola, da buon politico, non so se... la poltrona deve avere una poltrona, diciamo, comoda. Non è che sia il massimo, però secondo me è più comoda quella. Allora, Michele Altieri, cosa sta succedendo? C'è l'azione dell'Avellino nel frattempo. La difesa del Vicenza e niente, l'azione è stata fermata, c'è un fallo laterale. È stato bravo, però Michele Altieri, siccome non si sa mai, può essere il futuro sindaco, io ti consiglierei di ridargli il posto, così magari dopo Pamela può gestire anche l'amico da lì posto. Senti, a me da lì posto, perfetto. Allora, Marcello, c'è stato il palo, sì. Quindi adesso come si sta mettendo la situazione? No, vinceranno. Benevento vinceranno. Che cosa? Vinceranno. Non deve dire, deve stare zitto. Madonna, donne. Vinceranno, no, ma sono forti, vinceranno. Deve pensare agli irpini suoi. Pensa ai fatti irpini tuoi, dicono da Benevento. Non ho capito? Non ha vinto mai, se non sbaglio, in questo campionato. Marcello, questa è un'avvocatessa penalista. È un'avvocatessa penalista qui. Allora, infatti dobbiamo dire mestieri, disoccupato. No, ce l'hai la... Allora, Marcello, scusami. No, il Bari ha alzato un po' il ritmo, il Benevento ha subito, ma più per una distrazione dei due centrali. Tanto c'è Ceravolo in possesso, sì, palla. Sì, Benevento in attacco, Ceravolo che prova e pallone in calcio d'angolo. Telecronaca, vai, angolo, l'angolo del Benevento. Calcio d'angolo per il Benevento, siamo al 18:13, adesso ce lo farei vedere in replay, Sky. Ma il Benevento deve fare questo, non deve certamente regalare campo alla squadra Ciciretti, barese. Cioè Ciciretti sul...
Palla corta, subito cross in mezzo. Signori, sfiora. Il solito schema che vanno, che vedi centrale andare a saltare. Di nuovo palla in mezzo. Spazza la difesa barese. Ma Cipsa. Ancora Cipsa che... Fallo. Allora, spero questo sottofondo mi preoccupa. Gennaro, tu sei a casa tua. Quindi... Non so, ce la fai tranquillamente. Io adesso sfumo Salirò di Daniele Silvestri e tu ci canti una qualsiasi canzone, però in sottofondo, capi? Proprio bassa voce, così tu ci canti, che sei un grande, e io passo alla Salernitana. C'è Gianluca Festa, non fare battute, che già puoi fare il canto. No. Quando ci sarà possibilità, mia moglie mi diceva, potrebbe essere benaugurante. Bene. Signor, come si chiama sua moglie? Sua moglie? Come no, si chiama? No, tua moglie. Scusa, no, sono... Una volta volevo fare il padre. Come si chiama tua moglie? Anna Maria. Primo piano, grazie. Primo piano. Matteo, primo piano. Ti voglio bene. Matteo, primo piano. Ah, qual è il primo piano? No, io voglio il primo piano. Grazie. Allora, mi metti un sottofondo d'amore, per piacere, caro Michele, ce l'hai? Bene, devo fare una dichiarazione ad Anna Maria. Ci siamo. Anna Maria. Un sottofondo volevo. Omar, buonanotte. Allora, dicevo, cara Anna Maria, adesso io faccio questa dedica a te da parte del tuo maritino così bello e carino. Gennaro Curato ti dedica... Quale canzone? Malafine. Ma, eh? Malafine. Vabbè, ho capito! Facciamo un applauso a Gennaro Curato. Anna Maria, lungi da me! Questo termine lungi ogni da me riferimento è puramente casuale. Però naturalmente Gianrico, è stata una richiesta fatta Gianrico, da Gianluca Festa. Stavo scherzando. No, non falla, comunque è una bella canzone. Perché? No, non la fa. Sta scherzando. Cosa vuoi fare? Reginella. Usi una cosa grande per me. Reginella, usi una cosa grande per me. Sì, c'ho un caravaggio. Quello che sa fare fa, Vabbè, a sorpresa. In sottofondo, intanto, vai, descrivici quello che sta succedendo. Sempre la Salernitana in attacco, vai, descrivici. Si fa, ci siamo passati circa 10 metri. Infatti il Trapani aveva fatto un paio di occasioni, ma nulla di che. I ritmi si sono abbassati notevolmente, però possesso di palle elevato. Nel frattempo vicino al terzo gol con ancora un assist di Vitale e conclusione di Ocher dai 20 metri più o meno, il portiere ha fatto una bella parata in effetti. Bel tiro. Squadra viva, solo una notazione tattica, non è un 3-5-2, è un 3-4-1-2. Con Rosina alzato dietro le punte. Caro Carmine, tu che stai aspettando, non vedi l'ora che il nostro Luigi Caito sbagli per metterti comodo qui a posto suo. Cosa ne pensi di questa partita? Penso che questa è la volta buona che portiamo i 3 punti a casa. Era una vittoria, penso, abbastanza scontata finalmente dopo... Tipico accento salernitano. Proprio dove Salerno. Dove sei? Castellammare. Beh, proprio preciso, azzeccato. Tipico. Sono bravo. Tipico. Io con gli accenti sono veramente bravo. Salernitano, c'è un paese, sì. Francesco De Lucia, so che vuoi interagire in tutta la situazione, nel discorso, e magari fare qualche battuta al nostro Gianluca Festa. Se vuoi puoi farla, No, no, vabbè, si è capito che è ironico sulla vittoria del Benevento. Ma chi la fa l'aspetti, come aia, si suol dire. Aia, grossi in mezzo. Comunque, volevo dire solo che onore al Benevento che è andata a Bari, un blasone nettamente superiore, e sta affrontando la partita a Pisapia. E questa è già una vittoria. Allora, Marcello, calcio d'angolo, solito schema? Ti sembra strano, ma il Bari sta giocando di contropiede. Il Benevento a fare gioco, praticamente a giocare sempre nell'area, nella metà campo barese. Calcio d'angolo, colpo di testa. Mamma mia, signore e signori, c'era quasi il gol del Benevento. Ma vinceranno. Ma c'è angolo? No, è pallone fuori. No, era Lucioni, adesso stai guardando Melara, ma era Capitan Lucioni che ha colpito. C'era anche un fallo sul capitano. Probabilmente. Bene così. Probabilmente. Allora, caro Gianluca Festa, è arrivato il momento. Sì, è arrivato. Tu lo sai. Va bene. Lui è solito in questa trasmissione fare delle promesse che poi non riesce a mantenere. Però, ma non per colpa sua, ma per colpa poi dei giocatori. Quindi facciamo un bel primo piano al nostro Gianluca Festa. Mettimi quella canzone, quella melodia di suspense di A Te, bel. Vai con il pronostico e la tua promessa solita, vai. Quest'oggi ci sarà la prima vittoria dell'Avellino con gol di Ardemagni.
C'era anche il commento, eh. No, era azzeccato, no. Bene. Chiedo scusa. Bene. Posso dirne una, giusto per. Certo, qua siete a casa vostra, prego. Anche due. Oggi l'Avellino di Bello mangerà solo il baccalà alla vicentina. E io vado. Michele, mi dici cosa c'entra e io pago? Non lo so. Invece c'è qualche salernitano che vuole fare qualche promessa. Anche se... ormai la partita ancora, ha preso già promettere. C'è poco da promettere. Ci auguriamo solo di conquistare la prima vittoria stagionale. Molto diplomatico. Più di Gianluca Festa. Fatto mettere le mani nei capelli a Cosmi. A chi? A Cosmi. No, Cosmi non c'è. L'ha fatta! Pamela, prego. Facciamo un applauso a Gianluca Festa. Vai con il canto, poi tocca a te. No, madonna. Che è successo? Allora, dammi un microfono. Allora, parlato di cose. Sei molto ansioso. Assolutamente. Perché? Assolutamente. Ci tieni al risultato. Giusto. Chi sei? 2-0. Doppietta di chi? Oppure no, sogna uno? Ardemagni-Castaldo. Ardemagni-Castaldo. Perfetto. Scusa se ti ho rubato il microfono. Dammi il microfono, chiama Pamela. Pamela! Tutto a posto? Ci siamo visti nella seconda puntata, sei ritornata, è cambiata la situazione, secondo te come ci vedi? Come ci vedi? La vedo tragica, purtroppo. Come ci vedi? Non ho detto la partita! La voce come della verità! È tragica! Ah, ci vedi tragici! Qua secondo me già il cambio, grazie Pamela, applauso a Pamela. Gianluca, prego. Pamela, sei stata eccessiva. Io te l'ho detto, vieni, però te lo do questo, prego. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare da Marcello? No, pensavo che sulle panchine a Salerno non ci sono, cioè i parrucchieri possono anche fallire. Sannino, Cosmi, insomma. Cambio, signori, cambio. Grazie Marcello. Prego Ciccio, prego. Si parlava di Sannino Cosmi, non poteva mancare De Lucia. Cambio, signor! Mandatemi il tempo! No, mi sembra uno sfottò. No, spero, aspetta, si fa così. Cioè, neanche il tempo di accomodare. Sei uno sfottò, mi sembrava così, però è cioè, si è preso in giro da. Io vi amo, signori, io vi amo. Questa è la puntata più bella, come ho detto anche la settimana scorsa. Perfetto. Allora, Marcello, cosa sta succedendo? Vai. 25esimo a San Nicola, 0-0, ma è Benevento a fare la partita. Ripeto, il Bari si limita a fare delle ripartenze, a sfruttare la fisicità dei propri attaccanti, però giallorossi che giocano senza alcun timore reverenziale, l'ambiente caldo del San Nicola finora non ha inciso sulla prestazione, quindi avanti così. Comunque, grande possesso palla, eh? Melara, Ceravolo, ancora Ceravolo, Melara. Ha perso, insomma, la palla. Forse è meglio che non la commenti tu. Infatti, tre contro tre. Ma puoi continuare. Non c'entro niente. Calcio d'angolo. Allora, che succede? Qualcuno mi chiama. Volevo chiedere una cosa al signor Fede. Signore e signori. Giusto una notazione, perché da parte dell'Avellino c'è un calciatore che a me ha sempre impressionato e piace particolarmente. Visto che lui, oltre a essere un appassionato, è anche un grande intenditore, volevo chiedergli come mai, dopo il campionato dello scorso anno del proprio portiere Frattali, c'è stata questa ricerca del nuovo portiere che ha fatto più danni che cose buone, in effetti. Madonna, tanto mi sto concentrando per capire la domanda, mi sto uscendo il sangue dal naso, prego. Allora, tu sei un politico, hai capito, prego. C'è una risposta, vai. Radunovic è uno dei giocatori che l'Atalanta ci ha dato in prestito quest'anno. Io credo che in qualche modo ci sia anche una sorta di accordo e in qualche modo l'Atalanta ci ha anche chiesto di far giocare un po' di calciatori, però mi piace anche sottofondo, però è un giocatore di prospettiva. Si dice così. Si dice così quando non rende subito, ma in prospettiva, in futuro. E come politici mi sembra un po' la campagna acquisti di Canà. Oronzo Canà. Abbiamo preso Maradona, ma tra due anni. Cioè, al momento. Mezzo cartellino l'abbiamo preso. Come perfetto. Grande Marcello. Scusami, Gianluca. Allora, la risposta te l'ha data. Va bene così. Perfetto. Allora, io mi sarei tenuto Frattali, però. Yes. Adesso chiedo gentilmente in regia di mandare quel bel servizio che il nostro Ivan Calabrese ha girato questa mattina a Benevento. È andato un po' dai tifosi in strada, ha chiesto un po' di commenti, di giudizi e di pronostici. Ce lo gustiamo, un minuto e mezzo. Vai il nostro Ivan Calabrese. Cavali! Aspetta un po'.
Amici di Febbre da Stadio, buon pomeriggio, siamo qui a Pace Vecchia per ascoltare la voce dei tifosi in vista della trasferta di Bari. Andiamo a sentirli. Cosa ne pensa della partita di domani tra Bari e Benevento? È molto difficile, sperando bene. Sarà sicuramente una partita fantastica, ricca di emozioni. Beh, andiamo lì a dire la nostra e poi vediamo, siamo due belle squadre. Almeno una bella partita, un bel pareggio. Penso che domani sia decisiva per il futuro del Benevento. Mi aspetto una vittoria. Che sia un risultato positivo ci sta bene. Abbiamo una squadra di guerrieri che sudano la maglia, quindi tutto può succedere. Va bene fino a mo'. Ma sì, proprio un massimo, sì. Come giudichi questo inizio di campionato? Ma non dico alla grande, ma va bene così. Anche perché, ripeto, è il primo anno di cadetteria e quindi facciamo le ossa, ma ci toglieremo parecchia soddisfazione. All'inizio di campionato pare che prometta bene, speriamo sempre meglio, insomma. È il massimo che potessimo ottenere, visto tutte le novità sia tecniche di giocatori e così via. Ci vuol salutare il conduttore Gianrico Mancini. A disposizione, Gianrico, saluti, ciao! Un saluto a Gianrico Mancini, allora, in bocca al lupo e forza Benevento, come sempre. Ma Mancini è l'avvocato, quello di... Facciamolo sì, sono l'avvocato Mancini. Sono l'avvocato, sì, sono... No, qui abbiamo l'avvocatessa Rosetta D'Estasio, direttamente da Benevento. Ma c'è il nostro saluto naturalmente tutti quanti loro da Benevento dell'intervista, grazie Ivan, grazie a Mario Ferdinandi. Allora, caro Mario, sei arrivato qui, non hai detto mezza parola. Lo so che sei preso la partita, sei in ansia e non ce la fai più, però che lavoro fai? Ero... così, giusto per farci lavoro in un'azienda aeronautica. Tutti quanti insieme, signor 3, 2, 1. Cioè, ma vi rendete conto che fate qualsiasi cosa? Cioè, ma ti rendi conto? E il Benevento vola. Il Benevento vola. Bravo, bravo te. Bravo. Prego, Pamela, tocca di nuovo a te. Prego. Cambio, grazie. No, queste parole, cara Pamela. Prego. Non si dico. No, se la volete dirla. Puoi fare quello che vuoi. Pamela. Allora, ti do la parola. Dimmi. Fai tu. Ma. No, sbagliare, se no puoi. Fai un po' di telecronaca. Ma, allora, telecronaca. Come la vedo? Chi? Cominciamo bene. Come la vedi? Ma la vedi la partita? Sì, la vedo. Chi sono i giocatori verdi? E noi. Brava. A chi? A me o a lei? A Pamela, mi dicono, no, di avvicinare il microfono. Vai. Cioè, dopo tre pareggi e due sconfitte è arrivata l'ora della vittoria, giusto? Sì, secondo me stavolta avvicino un microfono, ce la facciamo. Perfetto. Ci sarà una sorpresa. Pamela, allora lo dico qua e lo ribadisco: se l'Avellino oggi dovesse vincere, tu sarai ospite ogni sabato al fianco di Gianluca Festa. Ne sarà contentissima la moglie Anna Maria, però che ce ne frega. Noi, signore e signori, Marcello Mulè ci ha appena informato che c'è stata un'altra azione del Benevento. Sì, da parte di chi? Azione veloce del Benevento con Melara che è andato a tiro cross. Ciciretti si è inserito con l'interno della gamba sinistra, con il ginocchio praticamente ha deviato il pallone fuori, ma azione pericolosa dei giallorossi. Adesso il Bari in attacco. No, ma non ce la fa a segnare il Bari. Non ce la fa. Calcio d'angolo Marcello. Siamo al 32esimo, il primo tempo è sempre 0-0. Che ne dica Gianluca Festa, dateli una botta qua. A Mario, scusami, ti ho tolto la parola prima. Allora, cosa ne pensi della partita di oggi? Ma il Benevento sta giocando veramente bene. Noi non temiamo questa partita. Noi in questo momento stiamo temendo i tifosi dell'Avellino che sono qui presenti. Questi li stiamo un po' temendo perché sono un po' insistenti con le loro. In campo. Caro, è 12esimo, la sentite? Lui, l'Avellino, la squadra proprio dell'Avellino, lo paga per venire qui e dar fastidio ai tifosi del Benevento. Lo sto notando all'inizio, ma lo sto notando. Pamela? Sì, già il fatto, no? Che non parli con il microfono, io ti dovrei dare già il cambio adesso. Ma io non si sente niente. Secondo me. Che cosa non senti? Ma non ti devi sentire da solo. Tu parli e la gente da casa. Madonna, signori, sto sudando freddo proprio. Ciccio, non morire adesso. E noi abbiamo sudato un po' freddo perché il Vicenza ha sfiorato la traversa. Vedi, questo dovresti fare. Lo sta facendo lui a 2 chilometri.
con sofferenza lo sto facendo. Tu ripeti quello che dicevo. Va bene, ti sento. Ah, posto. Io vi amo, vi voglio a casa mia tutti i giorni. Allora, invece a Salerno. Partita a una porta. A una porta, quindi la Salernità è dominatrice del campo. Madonna, sto imparando tanti di quei termini. Marcello, non ti stupisci? No, mi stupisco. Io sono stato un ammiratore di Rino, del papà. Rino Gaeto, grande mediano, davvero. Uno che calzettoni alla cacaiola. Non ti commuovere. No, no, si può dire cacaiola in TV? Calzettoni, diciamo, alla cacaiola. Non so cosa significa. Tracciava la classica. Vocabolario, cacaiola. Bella, quest'ora dopo mangiato, parlare della cacaiola è una cosa meravigliosa, caro Marcello. Il classico calzettone al di sotto del polpaccio. Mai, okay. Mai alzato i calzettoni, anche perché avevo un polpaccio di dimensioni particolari. Quindi... Ho capito. Ah, forse ho capito perché cacaiola. Perché di solito vai con Super Quark. Vai con Super Quark gentilmente, perché voglio entrare nella vostra psiche cacaiola. Campana. Cacaiola, dice sì, cacaiola, il calzettone, quello che si, diciamo, abbassa al di sotto del polpaccio. Perché? Perché di solito quando uno la mattina si sveglia e va, dice, si dovrebbe abbassare i pantaloni, giusto? Sì, questo è un termine coniato da Gianni Brera. Quindi Gianni Brera, togli Super Quark, perché qui è importante. Qui ci si ferma l'orologio, come si ferma l'orologio, allora, si blocca. Quindi Gianni ancora... Brera non è un termine. Può sembrare campano volgare, però non è. Perfetto, perfetto. Comunque, se vi posso permettere, mettere i calzettoni in questo modo significava far capire all'avversario che si era pronti alla guerra. Cioè, se ti inquietava paura, è un tuo padre. Molto più convincente la sua spiegazione che la tua, ma quando il conduttore fa la battuta, chi prende il suo posto? C'è il Benevento vicino. Allora, togliete il microfono a Gianluca Festa, grazie. E Buzzegoli si è divorato anche lui una buona occasione. Che cosa? Buzzegoli su un pallone respinto dalla difesa del Bari, è andato di esterno sinistro al tiro. Ricordiamo il grande gol della scorsa giornata di Buzzegoli da fuori area di sinistro. Che gol! Avellino vicino al gol. Avellino vicino al gol. Facciamocelo raccontare. Vicino al gol, ragazzi. Bravo, Pamela! Facciamocelo raccontare. Pamela, raccontaci questa azione da gol dell'Avellino, vai. Sempre con il microfono, se vuoi. Avellino è vicino al gol, come abbiamo visto, quindi ragazzi, ce la faremo. Sì. Bene. Sono positiva. Poche parole, ma buone. Però, benissimo. Due paruso, com'è che diceva? Tre paruso. Poche ma buone, poche ma sì, sì, Pamela. Pamela, ma belli questi capelli che hai fatto oggi? Sì. Ma li hai fatti per venire qui in trasmissione? Certo. Aspita. Si deve fare bella figura. Come a te che manco la maglia portate, capi? Dammi un bacio. No, noi ci diamo i baci così. Allora, siamo a che minuto? 33esimo, quasi 34esimo, 2-0, tutto tace. Tutto tace, cioè, diciamo, qui tutto tace. Lì allo stadio sicuramente la rega di tifosi saranno tifosi felicissimi e in continua festa. Stai zitto. Curva sempre piena. Stai zitto, subito, lo presenta festa. Party, in continuo party, diciamo. Sì, ormai è un festa party. È un party festa. Allora io volevo ricordare ai nostri amici telespettatori, lo vedo sovrimpressione adesso, il numero per partecipare in diretta con le telefonate, quindi potete chiamare, è... potete anche fare qualche battuta scema, però il problema è che non posso venire a casa vostra e togliervi da sopra il divano come faccio con Gianluca Festa. Quindi potete insultarci, potete divertirvi insieme a noi, potete tutto. Aiutare Pamela con il commento della partita, perché anche Pamela... Ragazzi, aiutatemi, perché qui serve una mano. Commenti, ragazzi, commentate e io... C'è anche così, a me piace tantissimo. Brava Pamela. Quindi potete chiamarci, magari qualche commento sulla pettinatura di Ciccio, magari sulla... su Marcello Mulè, fate quello che volete. 0825 23 743, mi raccomando. La miseria, ma l'ho finito di dire, c'è un tifoso in linea, signor. Allora, non lo conosciamo nemmeno noi, però per accoglierlo in studio gli facciamo un applauso al nostro tifoso. Grazie. Allora, siamo in linea con un uomo o con una donna? Con una donna. Pronto, signora? Sento, volevo fare i complimenti per la trasmissione. No, aspetta, signora, hanno fatto l'applauso proprio sulla frase che io, diciamo... No, togli, mi chiedo dopo la me.
Diceva signora, mi scusi, benvenuta innanzitutto. Grazie, buonasera e volevo fare i complimenti per la trasmissione. Madonna, grazie signora. Qua ci vuole l'applauso, lei... la signora! Qua ci vuole l'applauso! Qua! Grazie signora! Lei è bravissimo come conduttore. Madonna signora! Madonna! Signora! Qua ce ne vogliono tre! Applauso alla grande! Brava! Comunque un in bocca al lupo per il Benevento. E ti fosse il Benevento, signora? Sì. Come si chiama lei? Signora? Io Lina. Brava! Come si chiama la signora? Lina. Ok, sì. Qui dallo studio gli amici di Benevento la ringraziano, la salutano. Grazie e faccio tanti auguri anche ai tifosi che non sono di Benevento, però tifano per il Benevento. Beh, naturalmente, facciamo anche, signora Lina, siccome lei è stata veramente gentile, buona, educata, bellissima e micidiale, uno sacchetto di 5 secondi alla signora, vai! A febbre da stadio per la signora Lina, una canzone di Gennaro Curato, vai! Una signora sta cantando, aspetta, vai! 3, 2, finale! Sulle mani! Applauso, grande Gennaro! Grazie Lina, saluta, grazie mille Lina! Volevo salutare Mario e Franco. Mario e Franco. Francesco. Sì, io volevo dire alla signora Lina che sicuramente avrà portato fortuna questa telefonata e a breve il Benevento segnerà. Sono convinto anch'io. Marcello. In bocca al lupo al Benevento. Grazie buonasera. Signora Lina, ci buonasera, saluti tutti buonasera. A casa, un bacione e continua a seguirci. Grazie, buonasera. Allora, caro Marcello, appena Ciccio ha detto il Benevento adesso grazie a Lina segnerà, Marcello iniziava a toccare dappertutto, solo che non ha trovato il ferro, c'è una penna bic. Benevento in sempre in costante proiezione offensiva, sì. Questo mi fa molto piacere perché costringe il Bari a non effettuare il solito pressing casalingo, e quindi è importante, è un atteggiamento davvero positivo della squadra di Baroni. Poi dobbiamo comunque dire, a parte gli scherzi, che il Bari è una grande squadra, è una bellissima squadra, poi in casa uno stadio così è veramente eccezionale. Però il Benevento vincerà. Fallo tacere! Anche il baccalà piacerà. Fallo tacere. Fra Gianluca, mi raccomando. Mi devo controllare in qualche modo. È un'avvocatessa. C'è Marco Festa in studio. Allora, facciamola così, visto che lui è Marco Festa, tu sei Gianluca Festa, ti abbiamo esonerato lì in panchina. Prego, fatti una bella chiacchierata con il nostro inviato Marco Festa. Vai Gianluca. Marco, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, ben ritrovato. Vedi, c'è Enrico del doppio, ha detto c'è Marco Festa in studio, ma era sbagliato, credo. Ho detto che con me e con te oggi l'Avellino non può che fare festa. Supportami per cortesia. Lo state dicendo tutte e due. Supportami. Secondo me non lo dovete dire più. Supportami. No, io sono rimasto traumatizzato dalle ultime partite, quindi sto in silenzio. Non mi esprimo più, seguiamo solo live. Marco, scusami, rispetto alle scorse puntate, sei un po' più, diciamo, restio, silenzioso, lì, zitto, zitto. Ma sei circondato da tifosi del Vicenza, scusami. No, sono tra i colleghi della stampa di Avellino, però diciamo che dopo aver parlato di Masucci e poi aver fatto l'intervista da Arrighini, perfetto. Semplicemente ho acquistato un equilibrio maggiore, diciamo. Ok, equilibriamoci. Quindi, caro Marco, raccontaci un po' la partita lì a Vicenza in 15 secondi, vai. Allora, siamo arrivati al 44esimo, partiamo dal risultato che è incerato sullo 0-0. L'Avellino ha giocato un buon primo tempo, Gianrico, questo è sicuro, ha corso un grande pericolo poco dopo la mezz'ora con il colpo di testa di Zaccardo, disinnestato da Radunovic, poi è arrivato il rimorchio di Piazza che ha cercato di ribadire in rete la palla, il portiere del Bianco-Nero che è terminata di poco al lato. Adesso c'è il Vicenza in attacco, nulla di fatto, di parte l'Avellino con il Nangato, dicevo buona Avellino questo primo tempo. Attenzione, devo raccontarti lei questa azione che non ha fatto anticipato da fare un istante prima di calciare a rete, era arrivato a Super con il portiere Ardemani in contropiede dopo un bel lancio dalle retrovie. Dicevo dell'occasione poco dopo la regione per il 35esimo, che la più
del primo tempo di Marca Vicentina, Radunovic è stato bravo, poi Radunovic è stato fortunato perché il cazzo non ha inquadrato lo specchio della porta. Comunque buon primo tempo quello del Biancoverdi, siamo agli sgoccioli, sta per rispettare il 45esimo, vedremo quanti recupero darà l'arbitro Aureliano. Ti do questa curiosità, lo dico anche prima nel corso del collegamento con il TG, Aureliano è lo stesso arbitro che ha arbitrato l'ultimo Vicenza Velino precedente a questo, quello segno mente. Allora quindi 0-0 come 0-0 adesso. Grazie Marco, ci risentiamo all'inizio del secondo tempo, ma adesso diamo la linea a Massimiliano Grimaldi. Ma prima di Massimiliano, Marcello, cosa è successo a Bari? Niente, il Benevento si è un po' abbassato, abbiamo preso una munizione su Lopez, ha fatto un fallo importante perché il Bari era ripartito, ci stava l'intervento, ci stava anche la munizione. Ma non sarà espulso, non corre questo rischio. Deve mantenere i nervi saldi. Fa finta di non sentirti. Questa cosa mi preoccupa. Ma non sarà espulso, no? Non sarà espulso. Non corre questo rischio. Rosa è avvocatessa, quindi lei non si espi. Mario, tu che sei stato in silenzio fino adesso, dimmi qualche cosa. Io dico questo. Mo segna l'Avellino. Mo segna l'Avellino. Marcello, qui è la situazione comunque è simpatica. No, si va assolutamente simpatica. Ci sta, il derby è questo, l'abbiamo detto. Derby d'amicizia. Esatto, il derby è questo, è quello che è il bello del calcio è questo. Il brutto è quello che succede fuori a qualche stadio, insomma, mandiamolo via questo brutto, Allora, Massimiliano Grimaldi da Salerno, dalla Rechi, che sta succedendo? Sì, 42esimo minuto di gioco, adesso è fermo appunto il gioco perché c'è un calciatore del Trapani a terra, Salernitana, che sta continuando a premere. Trapani praticamente e non si è mai affacciato nell'area di rigore granata se non in una sola occasione, ma con un traversone lungo bloccato da Terracciano. Salernitana che pochi minuti fa al 40esimo ha segnato addirittura la terza rete con ancora il solito Vitale. Rosina di segnamento difensivo, ha recuperato un buon pallone, ha fatto ripartire contro piede di granata. Massimiliano, scusami, qui c'è stata un'azione dell'Avellino vicino al gol, che è successo? Lo ha sbagliato due volte. Lo ha sbagliato due volte, Massimiliano. E loro brindano! Brindano alla grande, il Benevento, sono felici. Guardiamo un po', scusami Massimiliano, ma sai benissimo che qui succede di tutto. Allora Massimiliano, se puoi chiudere perché dobbiamo andare anche a Bari. Sì, intanto ti dico che esce Scottarella ed entra Fazio, Scottarella che si è infortunato. Perfetto. Ti do la linea. Grazie mille Massimiliano. Allora, è terminata la partita a Benevento, il primo tempo, quindi 0-0, Bari-Benevento. Però prima di passare a Fabio Tarallo, caro Gianluca Festa, tu mi ricordi tanto questa persona che io adesso mostrerò, perché le tue promesse, le tue scommesse sono, e io chiedo gentilmente a tutti quanti di guardare questo video, dicevo, le tue promesse, le tue scommesse assomigliano molto a quella che ha fatto questo signore napoletano un po' di tempo fa. Guardiamola gentilmente, se ce l'ha il nostro, ce l'ha, dici. Una domanda, e se gli diamo il miglior giocatore che abbiamo? Facciamo una scommessa, se vede tutto l'Italia questo. Il Rai 1, vabbè, se Higuain va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e mio erede questo qui, mi dai l'uccello. Allora, primo piano a Gianluca Festa. Io ti ricedo la postazione, caro Gianluca Festa. Mi vuoi male? No, tu no, mi vuoi male. Non dico di rifarla uguale identica, ma fai un'altra scommessa delle tue. Però di quelle più importanti, come questa, non uguale, ma come questa. Sì. E ti ricedo il posto. La facciamo il secondo tempo. Il secondo tempo, vai. Allora, linea, bellissimo per quel tifoso che adesso. Cioè, già Higuain è arrivato al quarto gol e non è nemmeno un mese che è iniziato il campionato. Quindi, tra coppa e campionato è probabile che la 15. Vabbè, sono fatti del signor, tanto vedo che comunque c'è una certa età, quindi che cappero gliene frega. Allora, passiamo la linea a Fabio Tarallo. Fabio, 0-0, Bari, Benevento, prima e primo tempo. Sì, già dico. Ti saluto nuovamente, siamo a riposo, 0-0, dal primo collegamento al secondo non è successo nulla di che, insomma, il Bari è salito un po' di più di intensità, ma tranne qualche mischia poco
invece si è riscoperto un po' timido nella seconda parte, soprattutto sul lato sinistro con Pajak. E non ci fate caso se sentite un po' di rumore, ma non siamo fortunati oggi, un po' i tifosi, un po' lo speaker, c'è un po' di casino al San Nicola. Partita comunque molto godibile, molto bella sinceramente. Il Benevento ha dato sensazione di poter segnare in qualsiasi momento, è mancato solo il gol. Gradevole, una partita gradevole in quello del San Nicola. Grazie Tarano, ci sentiamo nel secondo tempo, va bene? Ok, a dopo, grazie, saluti a tutti. Allora è terminata, è mezz'ora che io ti stavo dicendo in sottovoce, stavo dicendo, allora dillo tu che è finito il primo tempo, il primo tempo lo devi dire tu, non capita niente signore, quindi facciamo finire che è successo, che cosa è successo, è finito il primo tempo, hai visto, 0-0, nulla di rilevante, giusto? Per adesso, sì, per il c'è stata quell'azione finale, c'è stata quell'azione, sì, l'azione però non ha determinato ancora niente per tu e Pamela no, è stata, oggi è veramente impeccabile. Invece a Salerno manca un minuto e mezzo, lo seguiamo perché poi naturalmente mandiamo la pubblicità, ci facciamo, sai, quella pausa che ci sta chi beve, chi non lo so, no, e non si dica queste cose, ma io non vi capisco. Gennaro, vai con sottofondo per questo minuto, Rosetta, proprio te, ma facciamo una cosa simpatica, una cosa simpatica, vai, ma si canta? Così intervengono tutti loro, tu dici? Vediamo se una cosa napoletana, se la sapete la dovete fare però, vai. Carme quando te vega, Carme quando te vega. No, ma fanno il coro. Non voglio entrare nel merito perché tu sei musicista, però una richiesta mia, vai, ci vogliamo bene. Vai. Vai. Signori, 3-2-1, così ci accompagniamo. Vi accompagniamo alla pubblicità, anche per il Napoli stasera, vai. Stai lontano da mi sono messo davanti allo scudetto della Sanitana, scusate, non volevo. Lo scudetto. Scusa, Gianni. Questo si chiama scudetto. Capito, perché capra che ho detto bene? Questo è Gagliardetto. No. Sai che pensa la gente, scudetto. È Gagliardetto. Vabbè, scudetto, Gagliardetto. Fa rima con Etto, dice. Sei un birichino che non si altro. Io lo voterei solo perché così, signori e signori. Allora, ma vi rendete conto? I consigli comunali con questo qua, questa è eccezionale. Signori, ci vediamo dopo la pubblicità. Mi raccomando. Posso chiudere, ti posso dare una mano? A fare cosa? A chiudere. E vieni qua, vieni. Qua, dovete fare veramente come se fosse veramente a 8 channel a casa nostra. Vai. Allora, signori, vi salutiamo. Questo ed altro è Febbre da Stadio. Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero. Interessi zero veri. Per gli sposi, Dotolo Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita.
Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno, zona industriale Teverola e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. shopping.dotolomobili.it. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Vanno sempre dai migliori. Riccardo Sgrosso, Buffetti e Avellino, via Circunvallazione. Soft Technology. Arredamenti d'ufficio, fotocopiatrici, computer. Perché scegliere un multifunzione quando puoi averne tre allo stesso prezzo? Perché acquistare? Noleggia a soli 70 euro al mese. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. www.softtechnology.it. Nardone Martino, macchinari, ricambi, accessori e arredamenti per panifici, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie. Con 4.000 metri quadrati dedicati all'esposizione, da oltre 35 anni, Nardone Martino è leader nel settore. Nardone Martino, San Giorgio del Sannio, Benevento. Il Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesiterapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come tecarterapia, laserterapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato. Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento. Telefono 0824 51 480. Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. E
Il centro DITAR, diretto dal dottor Alessandro Tarantino, è una struttura privata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale che da oltre 30 anni opera nel campo della radiologia e offre le più sofisticate modalità diagnostiche, tra cui la nuovissima TAC 80 Strati, la prima installata in Campania. Il centro DITAR collabora con eccellenti istituti di ricerca, tra i quali il Centro Cardiologico Monzino di Milano, e si proietta a diventare un'eccellenza della sanità nazionale. Il centro DITAR si trova a Benevento in contrada Piano Cappelle, strada statale 7, a un chilometro dall'uscita della tangenziale Benevento Est in direzione San Giorgio del Sannio. Sei in cerca di lavoro? Soil Formazione, in collaborazione con Accademia Pizzaioli, prima scuola di pizza al mondo, organizza il corso per pizzaioli in tutte le province della Campania. Iscriviti subito al nostro corso, diventa pizzaiolo. Imparerai tutto su farine, lievito, olio, impasti, forno e cotture. Tutto ciò che serve per preparare la vera pizza napoletana. Alla fine del corso riceverai un attestato riconosciuto a livello internazionale che ti permetterà di lavorare da subito in tutto il mondo. Da una recente indagine di Confcommercio risultano 6.000 posti vacanti di pizzaiolo in Italia. Cogli anche tu l'occasione per imparare un mestiere che non conosce disoccupazione. Diventa pizzaiolo. Chiama 0824 299 11. Soil Formazione è a Benevento in via dei Longobardi 24. Telefono 0824 299 11. A metà strada tra Avellino e Benevento, tra le verdi colline del Sannio e dell'Irpinia, sorge il ristorante panigacceria Acqua e Farina, dove i titolari, in un'atmosfera calda e accogliente, vi delizieranno con panigacci della Liguria, testaroli, bistecche grigliate di Chianina, pesce freschissimo tutti i venerdì e tante altre prelibatezze. Inoltre, ampie sale all'interno ed un grande spazio all'aperto, ideali per cerimonie ed eventi di ogni genere. E per la gioia dei più piccoli, un parco giochi per bambini. A 600 metri sul livello del mare, a 2 km da Monte Fusco. Venite a trovarci. Stanchi delle solite chiacchiere? Musica, arte, natura e tradizioni si incontrano per la 18ª edizione del Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri Mediterranei, nello storico borgo medievale di Summonte. Musica sinfonica all'Abbazia del Loreto il 16 e 18 settembre, musica etnica a Summonte dal 23 al 25 settembre e musica cameristica nel Salone degli Arazzi il 1 e 2 ottobre. Sentieri Mediterranei è ideato dal sindaco di Summonte Pasquale Giuditta e cofinanziato dal programma operativo complementare 2014-2020 della regione Campania. La porta, perché la porta bisogna chiuderla. Allora, se Orlando mi avvisa la prossima volta che siamo in diretta, io vi voglio bene. Allora, signore e signori, noi ci divertiamo proprio così, quindi visto che abbiamo fatto la figuraccia appena entrati, facciamo un applauso così, dai, facciamo. Allora, prima di ascoltare, questo è un suo brano, signore e signori, proprio una sua canzone. Lui è un cantautore, Gennaro Curato, bravissimo, di Candida, quindi provincia di Avellino. Anche giustamente, mica scena, lo abbiamo presentato già, rinnovo la presentazione per coloro che vogliono acquistarlo su tutte le piattaforme musicali, iTunes, Geni. Tratti di me, un album spettacolare, vai col primo piano, questa copertina, qui dietro ci sono tutte le canzoni, e infatti adesso Gennaro Curato ce ne canterà una, 30 secondi, sì, 45 secondi, una delle mie preferite, e intanto dico che
a Benevento Marcello, a Bari, scusami, la partita è iniziata da un minuto, giusto? Un minuto e mezzo, il Benevento ha ripreso così come aveva lasciato. Possesso palla. Sì, possesso palla, sì. Il gol è nell'aria. Il gol è nell'aria. Il mister 3 a Benevento, a Bari. Stai attento qua, forse non te ne sei accorto di quello che stava succedendo qui. Ti sei distratto. C'era Zaccardo che stava per segnare, va bene. Allora, è iniziata anche a Vicenza, Salerno ancora no. Vai con Oggi No di Gennaro Curato. Se volete accompagnare con le mani, vai! Le madri ci chiamavano, è tardi già. Chiusa da vai con il ritornello, vai! È quasi sera e devo andare via da qua. Il ritornello, ti prego, Gennaro, vai! Impossibile, impossibile, è facile, la possiamo fare tutti quanti. Impossibile, dicevi. Oggi no, tutti vai, 3, 2, 1. Oggi no, oggi no, oggi no. Oggi no, oggi no, oggi no. Oggi no, oggi no, finale, oggi finale. No. Oggi no, oggi no, oggi no. Oggi no, oggi no, oggi no. Oggi finale. No, oggi no, oggi no. Signore e signori, prima di ritornare sulle partite velocemente, voglio presentarvi un'altra ospite, perché qui noi abbiamo ospiti per tutti, cioè posti per tutti. Quindi siete a casa vostra, voi adesso siete lì, ci state guardando, ma dove voglio andare in trasmissione? Venite, apriamo la porta e voi entrate. Qui problemi non ce ne sono. E adesso vi presento un'altra ospite del Benevento. È appena arrivata, cioè appena arrivata, è arrivata quanti anni fa? Una quindicina di anni fa. La vuoi presentare tu, mamma? La presento io. Vai. Anita Mignone. Applauso. Direttamente da... No, da qua. Mi distavi a Benevento. Vieni qua. Signori, eccola la nostra cara amica beneventana che si accomoda con la maglietta della promozione in Serie B dell'anno scorso del Benevento. Allora... commenti sui primi 4-5 minuti delle partite. Vai Marcello. Allora, 4 minuti e 30 secondi il Bari prova a infastidire la retroguardia giallorossa, ma il Benevento tiene bene il campo. Un po' di stanchezza inizia a farsi sentire, ma il Benevento sembra comunque non voler abbassare la guardia e non demorde. Brava Rosetta, è così. Ancora azione del giallorossa. Questa azione Melara che ha provato a servire in profondità un compagno, ma non ci è riuscito. Adesso Lopez in copertura verso il centrale difensivo e ci sa che cerca di smistare il pallone, ma il Bari è tutto racchiuso nella propria metà campo, e questo la dice lunga sull'atteggiamento della squadra di casa. Sì. È il Benevento che fa la partita. Siamo Benevento continua con possesso palla, ci sa, vediamo, seguiamo questa azione. Allora, palla sulla fascia per Melara, vediamo se c'è Peter il cross. Pan. Ecco il cross bello, direttamente tra le braccia del portiere. Comunque il Benevento vincerà. E tu pensi sempre a Benevento. Allora, caro Gianluca, c'è Marco Festa in diretta per l'inizio del secondo tempo di Vicenza Avellino. Allora, Marco, ci sono stati dei cambi o le formazioni sono sempre le stesse? Oggi Enrico, nessun cambio da entrambe le parti, mi ha dato la linea mentre Radulovic bloccava a terra un tiro dalla distanza. Siamo al 7° minuto di gioco, il risultato è fermo sullo 0-0, c'è stato al 4° un colpo di testa di Bogdan bloccato a terra da Radulovic, che invece era stato insicuro su un calcio d'angolo precedente, e la partita scivola via su ritmi gradevoli. Ti devo segnalare all'intervallo, come nota così di campo,
un mazzo di fiori donato alla mamma e alla fidanzata di Piermario Morosini, un dimenticato centrocampista scomparso prematuramente a Pescara durante un Pescara Livorno. E quindi vediamo nel frattempo questo caso che seguito con il tiro del numero 24 piega del Vicenza, bloccato da Radunic, è rimasto a terra Berloni, gioco momentaneamente fermo. Credo che la traiettoria sia stata sporcata da Belloni proprio col corpo e l'impatto è stato molto forte, quindi interviene lo staff medico dell'Avellino per soccorrere l'esterno mancino dei biancoverdi, l'esterno mancino che gioca per Adesso, ormai lo sappiamo, Belloni sempre tra i migliori in campo anche oggi per lo stadio medico. No, allora grazie Marco, qui giustamente c'è Marcello che ti chiedeva, Marco, cioè ti diceva, ti voleva dire e voleva sfidarti, se riesci o se hai il coraggio di chiedere a qualcuno dei vicentini di vicino a te se mangiano i gatti. Allora questo però l'ha detta lui, non l'ho detta io, quindi Marco, se lo vuoi fare fallo, io intanto ti cambio il posto. Signori, applauso a Marcello Mulero. Setta, tocca a te, grazie. L'importante è che non mangino i lupi. L'importante è che non mangino i lupi. Cambio! Cambio Michele Altieri! Allora, Marco, scusami, lo so che adesso tu non stai capendo niente, c'è il delirio. Però lo sai che ti voglio bene e ti ridò la linea tra pochissimo. E soprattutto lasciamo stare i gatti, visto che ci tengo particolarmente al mio. Lui c'è un gatto, è vero, lui c'è un gatto. Che si chiama? Laila si chiama. Come si chiama? Laila, come la canzone degli amici. Ti segnalo l'ingresso in campo di Doncor al posto di Belloni, che è rimasto vittima di un infortunio. Non è nessun colpo, è rimasto vittima di un infortunio. Applaudito anche la sostituzione adesso con l'ingresso in campo di Galano al posto di Cernicoi, quindi due cambi, Doncor per Belloni e Galano per Cernicoi, a te la linea. Perfetto, grazie Marco, dopo la Laura Gatta possiamo anche chiudere, grazie. Allora, caro Luigi, invece la partita è iniziata da due minuti qui a Salerno alla Rechi. Vai. Dopo 47 minuti e 30 secondi, per la prima volta si è visto il Trapani con una punizione dal limite dell'area, quasi un corner curto direi. Niente di che, un cross sbagliato e tutto qua. Abbiamo iniziato comunque bene, dai caro Luigi. Finalmente si sono ricordati di giocare. Si sono ricordati dopo quattro giornate di giocare bene. Carmine, sei d'accordo? Sì, finalmente abbiamo visto anche la maglietta del nostro portiere dopo 48 minuti che ancora non sappiamo neanche che colore avesse la maglietta. Finalmente. Quella dell'Avellino di che colore è invece? Quella della... ancora non lo sappiamo. Queste parole però, perché tra poco... Se succede qualche cosa con Pasua... Ricordiamo. Rosetta però chiedeva se l'Avellino avesse la maglia verde. Che colore ha? Che colore? Come quella del Benevento. Uguale. No, e a noi è giallo e rossa. Aia, signori. Diamo la linea a Massimiliano Oggi prima. È bianca. Oggi è rossa di fuoco. Ragazzi, sono veramente euforico. Da dietro le quinte. Questo è bellissimo. Questo, non so se sapete chi è questa voce. È colui... cioè, il quando... quale? No, colui il qua. Brava, colui che mi ha aiutato. Quando ti inseriscono i virus nel computer... Perfetto, c'è sempre lui che ti vuole far guadagnare milioni di miliardi di miliardi di milioni di euro. E infatti sono fregature, mi raccomando, quelli sono dei virus, non accettate, non cliccate, perché c'è, cioè, questo qua. Ragazzi, sono veramente, com'è? Allora mi raccomando, non cliccate mai ok, perché vi fregano un sacco di soldi. Anche questo è bello ricordarlo, perché è la gente Ciro, poi... Ciro, dove? Oddio, no! Sandra Milo. Perfetto, basta, adesso così, perché c'è Massimiliano, bello questo primo piano, destra e sinistra abbiamo. Adesso abbiamo Massimiliano Grimaldi in linea. Massimiliano. Sì, Gianrico, continua, sì. Al quinto minuto di gioco è stato appena ammonito un calciatore della Salernitana, prima ammonizione per i granati, rigranata, busellato, finisce sul taccuino dei cattivi. In precedenza era già stato ammonito un calciatore del Trapani, si tratta della fattispecie di Barillà nella prima frazione di gioco. Salernitana che è partita
bene, c'è stato questo calcio di punizione per il Trapani, come ho sentito raccontato in studio da un tuo ospite, calcio di punizione con Canotto che ha messo il pallone lungo sul secondo palo, Vitale ha alzato un campanile, poi la difesa ha messo fuori il pallone. Ora c'è la palla recuperata da Donnarumma con Vitale che parte in velocità, oggi Vitale indemoniato, palla dentro per Donnarumma, ma esce bene il numero 4 Pagliarulo e fa ripartire il scontro piede del Trapani con la palla in questo momento a pari là, apertura da quest'altra parte sulla sinistra per Rizzato 1-2, il pallone troppo lungo che arriva direttamente tra i piedi di Ternacciano che controlla e poi prende il pallone tra le mani e fa ripartire subito l'azione della Salernitana. Perfetto, grazie Massimiliano. Nel frattempo, intanto io volevo precisare un'azione del Benevento ed un'azione del Bari con una grandissima parata di Gragno. Sì, Gragno qui ha compiuto parata. Marcello qui ha compiuto un miracolo, sì. C'è un tifoso, signori, al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, una tifosa. Buonasera. Come si chiama, signora? Pronto, si sente? Sì, come no, signora? Allora, si sente benissimo. Buonasera. Buonasera. Sono Lucia da Castellammare. Ah, Lucia da Castellammare. Innanzitutto mi volevo complimentare con te per la bellissima trasmissione e dirti che sei una bellissima persona. Madonna, signor, dopo ti faccio spogliare, non adesso, siamo in diretta e siamo in fascia protetta. Però rimani lì, ci sta guardando in televisione, signora? Sì. Allora, un attimo le dedico questa cosa qui. Primo piano, avvicina Matteo. Matteo, buonanotte, avvicina. Va bene? Va. Le è piaciuta, signora? Ok, adesso okay. Sì che è arrivato. Ah, è arrivato, grazie, grazie. Birichina, birichella e birichina. Allora, cara, come tanti che si chiama la signora? Lucia. Allora, Lucia, cosa vuole dirci in diretta televisiva, prego? Allora, innanzitutto, forza Salernitana. Già la seconda. Vabbè, forse Salernitana. Sì. È una famiglia di Castellammare che ti fa Salerno. Va bene, siamo vicino, per cui perfetto. Amatoriali di Salerno. Una bellissima città. Rigore! Calcio di rigore! C'è rigore! C'è rigore! Espulsione. Aspetta, ferma. Lucia, rimani in diretta, rimani lì perché stai portando veramente fortuna al Benevento. Quindi rimani lì. Rigore per il Benevento. Palla. Tiro di Cipsa. Arriva Ceravolo. Si scarta il portiere e il portiere commette il fallo. Ci sarebbe su Ceravolo. Non riuscirà a pararlo. No, ci sarebbe Tarallo. C'è anche Tarallo. Lucia, rimani in linea. Non mi togliete la regia, non mi togliete Lucia, lasciatela in linea. Allora, ammonizione, espulsione per il portiere, niente no, di tutto ciò. No, stranamente l'arbitro si è riservato. Lo segnerà. Non voglio sentire Tarallo perché arriva in anticipo, quindi lo chiamo dopo. Tarallo, lasciatemelo in linea. Allora, Ceravolo sul dischetto, prende la rincorsa. Aspettiamo che il giocatore del Bari ritorna. Madonna, non ce la faccio più. Siamo calmi. Marcello, Gianluca non vuoi dire niente adesso? Aspetta. Segnerà. Dopo. Ceravolo, no, batte di gole, sbagliare. Tiro. E per gol! C'era il microfono. Allora andiamo, scusami Marcello, vado subito da Tarallo che è lì a Bari. Tarallo, c'è l'1-0 del Benevento. Allora sì, Enrico, io qui in silenzio ho aspettato seguendo il vostro commento perché ero un po' in anticipo. Comunque un pizzico di fortuna su un tiro rimpallato, Ceravolo ci ha creduto, il portiere lo ha abbattuto. Poi bellissima conclusione centrale potente di Colopino e il Benevento in vantaggio. E in questo momento si è sentito il boato dei tifosi giallorossi davanti a questo vantaggio del Benevento su un campo difficile nel momento in cui il Bari aveva alzato il baricentro e rischiato anche di passare in vantaggio. In un'occasione in particolare con Cragno che è stato miracoloso. È un attimo solo che in questo momento il Bari è a declamare un rigore ma l'arbitro fa continuare. Quindi
risultati, che insomma il Bari ha mancato il gol e il Benevento è passato in vantaggio. Grazie Tarallo, sei eccezionale, 1-0 per il Benevento. Ma io chiedo in regia di rimettermi un attimo, perché non lo so, sta per succedere qualcosa. Allora, Lucia, sei sempre in linea? Sì, sì, rimani là, rimani là, che telefono sei insieme a noi. Allora, dalla regia, gentilmente, mi mettete di nuovo la canzone del Benevento? Ma il Bari non riuscirà a pareggiare, però lo dico, ma non riuscirà a pareggiare il Bari. Tu più parli così e più comunque. Grazie, grazie, grazie. Gianluca, grazie. Gianluca Festa. Michele, sempre così. Michele, il microfono un attimo a Michele. Michele, vuoi un abbraccio anche tu? Se me lo dai, sono così sconsolato. A me lo vuoi. Mannaggia, mammi. Allora, Lucia, allora, terminiamo perché sei stata un diciamo un portafortuna per il Benevento. Anche per il Benevento che è una bellissima squadra. Anche per il Benevento che è una bellissima squadra, qui c'era quasi 2-0 del Benevento. Falla rimanere in linea. Rimani in linea, se c'è qualche altra chiamata. Tu naturalmente, se vuoi parlare con tuo marito di quello che dovete fare stasera, fallo al telefono, Lucia, va bene? No, cioè dico, volevo solamente fare un ultimo saluto. Certo, certo. A due tuoi ospiti che hai in studio, che sono due ragazzi bellissimi. Madonna. A Carmine e Vincenzo, un bacione grande. Abbracciatevi, abbracciatevi pure voi. Abbracciatevi, un bacio, datevi un bacio. Permettimi di dire solamente un'ultima cosa. Sì. Per quanto riguarda stasera, forza Napoli! Bravo! Grazie Lucia, però vado un attimo a consolare Gianluca Festa. Grazie per la telefonata, continua a seguirci in diretta TV e poi ricordo a tutti voi qui in studio, ma anche a tutti i nostri amici da casa, che potete seguirci addirittura in diretta mondiale grazie al sito www.ottochannel.tv. Pur da Kazakistan voi ci potete seguire. Quindi gli amici kazaki che tifra Velir Benevento e Salernitana, che sono tantissimi, voi seguiteci sempre. Anche i tifosi dell'Avellino in Kazakistan possono seguire. Stanno un poco in Kazaki. Stanno un po' in Kazaki. I tifosi dell'Avellino. Allora, caro Gianluca Festa, tu fai le promesse, però intanto segno le altre squadre. Io com'è questa situazione? Tra poco lancerò un appello al portiere del Vicenza. A chi? Al portiere del Vicenza. Perché? Un appello. Cioè? Telecamere. Telecamera, primo piano. Togli questa canzone. Vai. Caro estremo difensore vicentino. Che si chiama? Ti chiedo un piacerino. Cioè? E faccelo un pensierino. Cioè? E fai segnare l'Avellino. Non te l'aspettavi. Non me l'aspettavo. Ma adesso tu mi devi dire, io dove ti devo retrocedere adesso? Cioè adesso dallo sgabello sei passato qui. Adesso dove ti metto? Ti metto lui in braccio, Mario. Allora, signori, io vi giuro, io sono un professionista. Grazie. Non lo so se era me o qualcun altro, però va bene così. Io sono veramente felice, faccio i complimenti a tutti voi ospiti, lo faccio in anticipo, anche se siamo ancora al secondo tempo, non è un problema, perché oggi ci stiamo divertendo, vi state divertendo e questo è il bello, quindi evviva lo sport, evviva, c'è un tifoso in diretta. Tifoso, pronto? Pronto? E tutte donne, è inutile. Allora, ma visto che platea, lo so, tutte donne. Ma con un conduttore così e un politico così, non so se mi spiego. Pronto, ciao. Signora, con chi parlo? Ciao, io sono Arianna, ciao, chiamo da Benevento. Ale! Cioè, ma nemmeno le telefonate vi arrivano a voi, cioè, non ci credo, signori. Allora, da Benevento, buongiorno. Arianna ha un nome bellissimo innanzitutto, cara Arianna. Grazie, grazie, grazie. Gianrico, sei simpaticissimo, guarda, io veramente ho un debole per te. Attenzione, stacchetto musica, un attimo. C'è un po' di musica di accompagnamento. Primo piano, gentilmente. Cara signora Arianna, signorina, signora, signori. Signorina. Ma la grande!
cara signorina, lei è veramente splendida, spettacolare, eccezionale. Poi, siccome noi sul telefono riusciamo a vedere pure il numero, non di preoccuparci, sentiamo dopo. Prego, può anche continuare, può anche continuare, signora Arianna, signorina Arianna. Allora, ci dica. No, io sono, ho voluto chiamarvi perché mi piace la trasmissione, la seguo, siete davvero tanto simpatici. Grazie. Tu poi hai una simpatia che mi ricorda un po' Lino Banfi, anche il modo di parlare, davvero sei sarebbe un onore, però magari. È anche il modo di parlare che ti aiuta tanto. Grazie, comunque. Signora. Poi, un complimento generale alla trasmissione. Sono contento, sì, cara Arianna. Vuole salutare qualcuno? Un saluto a tutti in generale e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie mille, cara Arianna. Grazie a voi. Mi raccomando, continui a seguirci, va bene? Assolutamente, signorina, assolutamente. Signorina, quale squadra? Ancora. Un abbraccio, signora. E forza Napoli per stasera. E forza Napoli per stasera, ha detto. Ciao. Evviva, le squadre campane sono le squadre campane. Anche io in Serie A voglio che il Napoli vinca, ci mancherebbe. Assolutamente. Poi io sono un anti-juventino per antonomasia. Bene, se c'è qualche juventino a casa, allora non dilaghiamo troppo, scusatemi, un tanto cross sbagliato lì a Benevento. Allora, Orlando il regista, attenzione, non lo so se vuole mettere il dito nella piaga, ma mi ha appena riferito nella orecchia sinistra che l'unico 0-0 della giornata è l'Avellino. Quindi, Gianluca Festa. Bene, caro Michele Altieri, che sei lì, adesso ritorniamo seri. Facci un commento della partita. Sono passati 23 minuti, cosa sta succedendo a Vicenza? E poi, naturalmente, Luigi, tocca a te, vai. 23 minuti, devo dire, una fase abbastanza di stallo, pericolose entrambe le squadre, ma in particolar modo l'Avellino, che ha avuto già un paio di occasioni per passare in vantaggio, ma purtroppo un po' di sfortuna, un po' di imprecisione. Che? Azione pericolosa del Bari. Perfetto. No, ma non segnerà il Bari. Non segnerà il Bari. Dillo sempre. Concludi, Michele? Niente, speriamo di passare in vantaggio al più presto. Perfetto. Allora, Michele, adesso ti do l'opportunità di cedere il posto a Gianluca Festa. Ho una mezza idea, vediamo. Nel frattempo passo la parola a Luigi che ci descrive questi 17 minuti a Salerno. 17 minuti molto no, tardi. La partita è scesa in intensità assoluta. Sembra ormai quasi una partita amichevole, diciamo. I ritmi si sono abbassati, Salernitana che fa un po' di tiki-taka, escluso qualche particolare di Rosina che fa sempre la differenza, salta l'uomo con una facilità unica, niente da segnalare, tranne l'ingresso di un salernitano attualmente a Salerno, appunto. Giocatore del Trapani. Lui è salernitano, ma gioca nel Trapani, ma è di Fisciano. Cintro. Se non ricordo male, è di Fisciano. Infatti, Cintro è un cognome abbastanza famoso in quelle zone. Michele, qua non c'è stato il cambio. Noi abbiamo. Decidete, tutte e due. Non vuole andare io nessuno. Ho il suggerimento. Allora, Pamela, fatti d'accomodare che Gianluca ci pensa lui a dare il suggerimento. Prego. Dicevi Marcello. Loro hanno Rosina in campo, noi abbiamo Rosetta che è molto meglio, ma molto meglio. Grazie Marcello. Se fai la battuta ti rimetto lì. Io sono io che cedo. No. Come si suol dire? Squadra che vince non si cambia. Pubblico che vince non si cambia. Pubblico che vince non si cambia. Pamela si sta preparando. Marcello, tu che comunque sei il direttore di Benevento Forum, comunque sei un grande esperto in campo. Quindi descrivici cosa sta succedendo a Benevento. Benevento Bari molto stanche. Aspetta, silenzio. Allora, Gianluca Festa, qua non siamo in un comune qualsiasi, capito? Ma vediamo se la finiamo. Sto scherzando, naturalmente. Prego, Marcello. Al San Nicola, 25esimo, il Benevento conduce 1-0, calcio di rigore di Ceravolo. Squadre ovviamente stanche, fa molto caldo a Bari, ma il Bari, oltre un certo così predominio nervoso, non sta facendo. Il Benevento cerca sempre di giocare il pallone.
gioca molto più di squadra. E a fare la differenza tra Benevento e Bari sono i singoli, c'è Brienza che insomma detta un po' legge tra le fila dei biancorossi, ma fino a questo momento di pericoli reali, escluso uno, insomma il Bari non ne ha prodotti. Perfetto, grazie Marcello. E intanto, cioè quando arrivano le chiamate, io impazzisco. Ma è una cosa meravigliosa. Ed è una donna. No, ah, sì. Pronto? No, mi dispiace. Non è una donna. Me ne va, io me ne va. Gianluca, no, allora io me ne va. Io esco fuori. Allora no, tu ci cioè, sei stato, ma io ti amo. Dammi un bacio in bocca, veramente. Allora, scusaci, ma è stata bellissima questa scena. Ma non sono una donna, sono un uomo. Perfetto, perfetto. Allora, no, qui scherzavamo naturalmente. Buon pomeriggio, con chi parlo? Allora, buon pomeriggio a voi. Io sono Vittorio Trilla, chiamo da Milano e rappresento la tifoseria degli Stregoni del Nord. Sono il presidente degli Stregoni del Nord. E Vittorio Trilla. Ovviamente di Benevento, sì sì. Saluto tutti gli amici di Salerno e di Avellino, anche perché con gli amici salernitani adesso organizzeremo con la partita, quando ci sarà il derby Salernitano-Benevento, faremo una saremo in tanti e ci sarà una sorta di, non dico gemellaggio, fra noi colleghi, ecco, verremo sì. Giù, vedremo la partita insieme, tifosi della Salernitana e tifosi del Benevento. Questa è una bella cosa perché evviva lo sport, insomma. Evviva lo Poi, sport! Volevo salutare i miei colori giallorossi perché io sono particolarmente legato e affezionato. E sì. Poi una persona che a me è cara, che è una delle firme più prestigiose di Benevento, il signor Mulet, che è veramente una firma autorevole, ce ne sono pochi che sanno scrivere come lui. Ma non solo, a livello di conduzione televisiva, insomma. Perfetto. Evviva Marcello, non perché è mio amico, ma evviva lui, è la verità. Ma assolutamente. Volevo farvi i miei complimenti perché la vostra è veramente una bella trasmissione. Noi vi seguiamo in streaming perché siamo un gruppo che vi seguiamo in streaming. Ed è bello così. E avete fatto un'ottima, è una bellissima cosa perché avete riunito tutte e tre le tifoserie e non è da poco, insomma, con i tempi di oggi che è molto difficile. Grazie complimenti mille. A voi. Era questo il nostro intento. Certo, quindi, ed è una bellissima iniziativa. Complimenti a chi ha avuto questa iniziativa. Marcè, un abbraccio con loro. Un abbraccio. Ci sentiamo domani. Un abbraccio. Forza Benevento sempre. Grazie a voi. Salve, grazie. Un abbraccio anche a lei, ce n'è un altro, però chiedo Michele Urciuolo dalla regia, c'è qualcuno in regia? Perché a me piacciono queste cose, dovete sapere, intanto se succede qualcosa voi naturalmente aggiornatemi, perché si è fatto male qualcuno importante, grazie per avercelo detto e ti sarà ringraziando la famiglia se ci stanno seguendo. Allora chiedo gentilmente a Michele Urciuolo, qualche tecnico, potete venire a vedere, c'è un problemino all'auricolare, non sento più niente, quindi se può entrare. Gol! Benevento raddoppiato, il Benevento raddoppiato. Ecco che facciamo un applauso a Michele, eccolo, che succede? Aspetta, vai. Ha tenuto la posizione. Conduco io. E vai, Marcello, raddoppiato. Forte di una supremazia territoriale indiscutibile. Benevento ha avuto anche altre occasioni precedenti. Ha segnato Buzzecoli. Penetrazione verticale, davvero c'è stato poco da fare per il Bari, ma Benevento ha suggellato davvero una prestazione eccellente. Eccellente, signore e signori, che cosa Gianluca, cosa dicevi? Volevo un chiarimento. Sì. Marcello ha detto penetrazione verticale. Sì. Tu ti sei avvicinato alla telecamera. Siamo di spalle. Volevo solo capire a cosa si riferisse. Sono io che voglio capire. Perché a un certo punto
tutto. Qua è, c'è sentita. Allora, allora mi sono un po' preoccupato solo per questo, ma non Gianluca, io voglio capire ai tuoi comizi di cosa parli. Allora, perché secondo me o parli di cose su YouYou, quelle cose là, io non capisco. Allora, comunque ritorniamo al Benevento. Io chiedo in regia, anche se non vi sento più ma non fa niente, io chiedo in regia di collegarci con Tarallo per farci raccontare. Ma solo Tarallo, ora è completo, ora è completo. Un altro tifoso. Ma l'auricolare a me funziona? Non funziona più, perfetto. Allora, c'è un altro tifoso prima di Tarallo. È bello, sì. mi piace. Siamo dell'Avellino. Che è successo? Parata di cragno. Parata di cragno. Un paratone. Miracolo. Di cragno. Michele. Questo ragazzo diventerà un grande portiere. Marcello Mulè, nel frattempo, sì. Io adesso mi cambio le batterie. Sì. Raccontaci la parata di cragno, io vado, Niente, c'è stata un'azione veloce del Bari che ha sfruttato una disattenzione del Benevento. Martigno è andato al tiro, ma Cragno si è disteso alla sua destra davvero da grande campione qual è, e ha messo il pallone lateralmente, quindi l'azione del Bari è sfumata. Adesso è pronto un cambio per il Benevento, okay. Entra Jachimoschi, vediamo al posto di chi Baroni vorrà farlo entrare, al posto di Ceravolo che accusa qualcosina. Si tocca la linguine, speriamo che non sia un... Sì. Mettila! Marcello, non gliele puoi servire così! Non gliele puoi servire così! Penetrazione verticale, linguine, insomma. Vai! Sembra la settimana... E Tarallo, insomma. Tarallo! E poi... Allora, ci manca Edwidge Fene, che abbiamo fatto la cosa anni 80. Allora, chiediamo gentilmente... regia, c'è un tifoso in ascolto. Allora, pronto con chi parlo? Questa è la televisione ad alto volume, vabbè. Pronto, sono Peppino da Benevento. Benissimo. Ciao Peppino, applauso! Sono Fazio di Gigione e forza Benevento! Forza Benevento! Sempre forza Benevento! E tanti amici anche quelli di Salerno e dell'Avellino! Beh, bravo! Quest'anno andiamo in Serie A il Benevento! Scusami, come si chiama il signore? Peppino. Giuseppe, come si chiama, signore? Peppino. Non sanno utile nel microfono. Allora, nella cornetta. Peppino, se non ha Peppino da Benevento, il fanzo di Giuseppe Donatello! Ho capito, però se non abbassi il volume della televisione, io mi sento 15 volte e non capisco più nulla. Ecco qua! Allora, caro Peppino, un attimo, c'è un problema qui al monitor, perfetto, si è risolto. Allora Peppino, dicevi, cosa ci vuoi dire? E vi voglio dire, forza Benevento, quest'anno andiamo in Serie A. Quest'anno? Andiamo in Serie A. Perfetto, andiamo in Serie A. E anche gli amici di Avellino e di Salerno. Non mi interessa. E purtroppo sono juventino da 40 anni. È juventino da 40 anni. C'è chi ha problemi tecnici. Che è successo? No, non succede nulla. Forse non succede nulla. Peppino, fermi un secondo, ragazzi, non mi state facendo capire più nulla. Allora, caro Peppino, noi ti ringraziamo, sei simpaticissimo. Io grazie. Mi sono messo pure gli occhiali, belli questi occhiali, mi piacciono. Allora, caro Peppino, ci vuoi salutare? Sì. Dici. Saluto gli amici di Benevento. Saluti gli amici di Benevento e poi? Da Avellino e di Salerno. E anche a te sei simpaticone. Ciao. E ti un grande attore. Grazie. Ciao Peppino. Ciao. Un abbraccio. Ciao, grazie. Aspettate. Anche noi. Fermi.
Allora, ragazzi, vi chiedo un attimo di silenzio. Sì. Adesso risolviamo. Perché? Perché giustamente le televisioni hanno lo stand-by automatico, lo spegnimento automatico. Quindi, Michele, così come sei venuto per il mio microfono, gentilmente puoi venire a riaccendere i monitor, grazie. Allora, l'unico acceso è quello della Avellino. Anche se è scarso di emozioni, caro. Per ora. Noi, anche se è spento anche quello di Benevento, quindi Michele, gentilmente. Nel frattempo abbiamo Tarallo in linea da Bari. Allora, Tarallo, 3-0 secco. Eh beh, sì, ho sentito che siete stati anche fortunati nel beccare il terzo con l'indiretta. Assolutamente. Comunque, una protagonista assoluta di questo 1-2, sì. Ha praticamente servito un pallone d'oro a Buzzecoli per il 2-0, secondo gol in 4 giorni, e poi ha regalato un altro pallone d'oro partendo in contropiede, ma sfruttando anche un errore in ripartenza del Bari, a Cicinetti, che poi ha fatto tutto da solo con un tiro a girare veramente bello. Insomma, un Benevento anche più bello di quello che può sembrare, un Bari che ha perso completamente la testa, è una squadra che sta in questo momento controllando con grande tranquillità questa sfida, anche l'entusiasmo dei tifosi e anche gli spazi si sono un po' liberati, la gente ha perso un po' di speranza, invece si cominciano a sentire con una certa frequenza quelli del Benevento. Perfetto. Insomma, un gran bel Benevento. Siamo contenti, grazie Tarallo, ci sentiamo dopo, naturalmente per qualsiasi cosa tu chiamaci, cara Pamela invece qui ad Avellino. Aspettiamo qualche chiamata da parte dei tifosi dell'Avellino, perché qui ci serve un po' d'aiuto. Dai, un po' di fortuna, chiamate, l'Avellino sempre, ne ha bisogno. Dai. Qualche tipo baffo quando vedeva le pendole. Ti ricordo. Possiamo mettere in onda mia moglie, mi diceva, magari porta Caro, proviamo, è vero, ormai, porta fortuna, ci proviamo. Ormai, le altre volte ho portato fortuna, ormai. Gianluca Festa ce lo richiede. Allora, puoi abbassare un attimo il volume, caro Michele Urciuolo, perché Gianluca Festa ci... Scusatemi, perché Gianluca Festa richiede l'aiuto dell'amuleto Vito Antonio Vitucci per un gol dell'Avellino. Quindi se abbiamo il filmato, porta fortuna all'Avellino, vai, Vito Antonio Vitucci, vai. Mia moglie mi diceva che ti amo con affetto, ma per la prima notte c'era il combaro sotto il letto. Perfetto, vediamo cosa succede adesso. Ci proviamo. Le altre due volte che abbiamo fatto vedere questo filmato, l'Avellino ha segnato. Qualcosa è successo. No, ha segnato proprio contro il Verona, anche se poi avete. Però. Perciò dico, qualcosa è successo. Non ricordiamo tutto. Luigi, poi naturalmente Pamela, quando vuoi dare il cambio a Gianluca Festa, quando vuoi, potete. Luigi invece, un 2-0 che 2-0, ti basta. Da notare solo il cambio tattico deciso dal nostro allenatore, è passato al 5-3-2. 5-3-2, perfetto, un modulo quindi abbastanza... Un po' più difensivista. Sì, per mantenere il risultato. L'unico suo punto debole è un difensivista nato. Il nostro allenatore, sì. Perfetto. Sannino è il classico allenatore da 0-0, con un po' più di coraggio avremmo potuto tenere qualche punto in più a quest'ora. Vabbè, Luigi, mai dire mai, mancano ancora, non so quante, 20, quante partite mancano? Parecchie. Quindi. 36. Allora, caro Carmine Longobardi, sei contento? Lo so che non hai il microfono, ma tanto ti sentiamo comunque. Vabbè, contentissimo. Anzi, un 3-0 farebbe più piacere. Vabbè! Siamo tutti come il Benevento, dai! Cioè, 2-0, 3-0, 0-0, e ti sta lamentando. Pensate a chi sta peggio di voi. Gianluca, giustamente. Gli ultimi saranno i primi. Io volevo dire una cosa. Posso fare una richiesta alla regia? Una richiesta alla regia, signor. Sì, tra poco, cioè, piano piano stiamo aumentando il livello. Tra un po' prendiamo le telecamere e facciamo tutto noi, Vai. No, io quello che chiedo, se possono prendere le pagine bianche di Avellino e chiamare a qualcheduno, perché sì, mi dispiace per i colleghi, i tifosi dell'Avellino che sono così. Posso chiamarci io? Posso chiamarci? Allora, mando un messaggio a qualcuno e dice: Gianrico, sei bellissimo. La facciamo, chiama, ti prego. Un attimo, allora, gentilmente rispondi. Un attimo che segniamo e chiamo, Ce l'hai il numero? 0825 23 743. Ah, ok, sta chiamando. Facciamo finta di niente. Vai, Marcello. Che sta provando almeno a fare il gol della bandiera. Sì. Siamo al 40esimo, il Benevento
sta controllando anche se la stanchezza si fa sentire. Mi piace sottolineare miracolo, miracolo di Cragno. Mi ha preceduto, mi piace sottolineare veramente pregevole prestazione di Cragno, un portiere davvero di futuro assicurato, portiere dell'Under 21, quinquennale a Cagliari, quindi un motivo ci sarà. Under 21 titolare, sì. E quindi. Allora, c'è un tifoso in diretta, se non mi sbaglio. Enrico? Pronto? Con chi parlo? Sono un grande tifoso dell'Avellino. Chi? Sono un grande tifoso dell'Avellino. Come si chiama, tifoso? Come si chiama? Sono Gianluigi. Come? Gianluigi. Gianluigi, ci dica. Volevo farti i complimenti per la trasmissione, sei bellissimo. Grazie. Sei un buco dell'altra parrocchia, va bene, ho capito. Non lo so, mi pare che sia la tua, la stessa. Cosa ne pensi? Allora, caro Gianluigi, cosa ne pensi della partita 0-0 Vicenza-Avellino? Io spero fino all'ultimo minuto che l'Avellino possa realizzare il gol della vittoria. Ma dove sei rinchiuso? Fammi capire. Siamo qui insieme a un gruppo di amici a tifare per l'Avellino. Ma siete tutti uguali a casa? Io sono quello diverso. Tu sei quello che sta meglio di tutti, figurati gli altri. Perfetto. Non te lo posso dire. Comunque forza Nube e forza Avellino. Signori, facciamo un applauso a Gianluca da festa. È un grande Gianluca, è uno showman. Per un'altra sostituzione. Vai Marcello. Entra Del Pinto, credo che esca Melara, sì, ha dato tutto Fabrizio Melara, è rientrato dopo un paio di settimane di difficoltà fisiche. Sottolineare il cavolo. Allora, facciamo un'altra cosa invece, perché ci rimane ci rimangono le due interviste fatte a Benevento, no, a Salerno e ad Avellino. Allora, visto che la partita dell'Avellino è uno 0-0, quindi un risultato scarso, che serve a poco purtroppo all'Avellino, cioè, vabbè, come si suol dire? Diciamolo alla fine. Diciamo, hai ragione. Diciamolo alla fine. Vabbè, è un punto che può servire poi... A muovere la classifica. Va bene, ma speriamo, mannaggia la miseria, abbiamo Marco in linea, Marco! Allora Gianrico, 44esimo, qui proteste accese da parte del pubblico di casa perché è stato ammonito Vita per proteste dopo un fallo di Omeonga, quindi tutti scatenati contro l'arbitro Aureliano. Siamo al 44esimo, come ti dicevo, sì. Risultato inciodato sullo 0-0 quando Radunovic sta per effettuare il calcio di rinvio. Vediamo se voi seguiamo questa azione in diretta con Mokulu che spizza per Artemagni, fallo sul numero 17 Esposito, quindi punizione a centrocampo per il Vicenza. Al di là del punto, sentivo così parlare prima, che ovviamente l'Avellino cercava la vittoria e la cerca, continua a inseguirla da molto tempo. Un punto però sarebbe un buon risultato, soprattutto a culmine di una prestazione molto buona dell'Avellino, soprattutto lungo tutto l'arco della gara, in realtà non in una fase specifica, nel corso qualche pericolo di inizio di presa, poi è tenuto bene il campo. E devo dirti, nota di merito per Romeo, un gas strepitoso, questo ragazzo belga si sta facendo valere, ha fatto una partita straordinaria, ha messo in difficoltà il Vicenza, ha fatto ammonire praticamente metà squadra. Adesso c'è il Vicenza in attacco per gli ultimi assalti, Cinciti per Diallo che è lontana. Grazie Marco, se dovesse succedere qualcosa nei minuti finali ti richiamiamo, ti ricediamo la linea. Abbiamo Massimiliano direttamente da Salerno. Allora Massimiliano, 38esimo minuto della ripresa. Sì, 38esimo minuto di gioco, Salernitana in vantaggio per 2-0 per effetto delle reti nel primo tempo. 5 minuti di recupero da Avellino. Da Vitale e Donnarumma, sì, Vitale al sesto minuto, Donnarumma al decimo minuto. Adesso la Salernitana che ha la gestione del pallone, Trapani ormai rinunciatario che aspetta solamente il triplice fischio. È entrato anche Mantovani alla mezz'ora al posto di Bernardini che si è infortunato alla caviglia destra.
il difensore in uno scontro di gioco con un avversario ha avuto la peggio ed ha dovuto abbandonare il campo nella Salernitana in attacco con Zito, entrato da poco, traversone, col mancino di Zito, colpo di testa a mettere fuori la palla della difesa siciliana, poi Ocer prova la conclusione che viene rimpallata in calcio d'angolo per la Salernitana, corner numero 4, siamo 4-2, il conto dei corner per la formazione granata con Vitale che si va a sistemare il pallone sulla bandierina per rimetterlo in gioco quando siamo quasi al 40° minuto di gioco. E Vitale che sistema il pallone sulla bandierina, movimento in area di rigore per gli attaccanti granata. Rosina lascia il pallone al numero 3 della Salernitana che chiama lo schema, è pronto col mancino a mettere il pallone dentro, palla lunga sul secondo palo, colpo di testa quando parte di Schiavi che mette il pallone direttamente tra le mani del portiere che rimette in gioco la sfera. Già dico, se vuoi io continuo. Lo so che potresti continuare fino a Natale, lo so. Fino al 45esimo. Fino al 45, no, lo so. Perché tu sei un professionista, lo dici anche Vacca sempre. Quindi io sono un professionista. Eccolo qua. Allora Massimiliano, grazie. Io nel frattempo c'è Luigi Gaito che voleva dire qualcosa. Intanto a Benevento, scusami, al San Nicola, un minuto e mezzo manca alla fine. Un minuto e mezzo. Rimane un minuto e mezzo, infatti tra pochissimo abbiamo Tarallo in linea. Prego Luigi. Allora no, volevo dire che ormai con la vittoria sancita del Benevento va secondo a 4 punti dalla prima, ma da notare soprattutto quanto il Cittadella quanto sta, scusate, sta perdendo qui. No, quello che volevo sottolineare in particolare era doveroso fare i complimenti al Pisa che con quella situazione catastrofica che ha oggi si ritrova secondo a pari punti col Benevento, quindi complimenti a Gattuso, allo staff e alla società, soprattutto ai giocatori da che sportivo, non hanno lo stipendio da un po' di tempo. Infatti questa settimana c'è stato uno sfogo di Gattuso, esatto. Questo significa essere giocatori, ma giocatori col cuore, è vero. Non giocatori che badano solo alla sostanza economica. Quindi complimenti al Pisa e alla squadra. Gianluca, vai a festeggiare, dai. Allora, ringrazio Luigi per le bellissime parole spese per il calcio in generale. Gennaro, se vuoi iniziare. I tifosi del Benevento qui nello schermo, che da casa però i nostri amici non possono vedere. Allora, Gianrico, voglio dire una cosa. Vai Pamela. Visto che una volta ci portava fortuna, vorrei intonare alcune note. Silenzio tombale. È finita la partita di Benevento. Allora, 2 minuti e c'è munizione, quindi veloce che devo passare la parola. Ragazzi, a Tarallo, vai. La conoscete tutti. Vai. Quando esco di casa per andare allo stadio. C'è Michele Altieri che si sta vergognando come un procione in letargo. Facciamo un applauso a Pamela. Allora, il Benevento conclude su 4-0. Abbiamo Tarallo in linea. Tarallo, facci una chiusa su questa partita. 4-0 secco al San Nicola, fuori casa, un risultato ottimo, eccellente, vai. Appena finita, è arrivato il triplice fischio, è arrivato anche sul triplice fischio il gol di Jakimoski che ha reso questa vittoria ancora più rotonda. Come si può chiudere questa sfida? Un gran bel Benevento e un Bari che praticamente ha perso la bussola subito dopo il vantaggio dei giallorossi. La squadra di Baroni a questo punto diciamo che può sognare, ha affrontato 3 delle quattro squadre più forti del campionato portando a casa non il massimo dei punti ma quasi. Insomma, una grande prestazione al di là di un 4-0. Intanto i tifosi del Bari stanno fischiando sonoramente i propri giocatori che sono andati a salutarli. Ovviamente è diverso l'umore in casa giallorossa con tantissimi applausi per questa bellissima vittoria. Insomma, un Benevento che ha fatto la voce grossa al San Nicola, nessuno se lo aspettava, ma alla fine questa è la realtà dei fatti. Grazie Tarallo, porta fortuna Tarallo. Facciamo un applauso a Tarallo, ad Avellino.
A Vicenza. Pensavo volessi toccare Tarallo che portava fortuna. A Vicenza. È inutile che sfidi. Pensavo di sto... Non sfidare. Comunque a Vicenza è terminata 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Messi insieme 0-0. Bravo Gianluca Fessa. Allora, volevo rincuorarmi. Sono terminate le partite. Però abbiamo portato a casa un punto. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Mezzo? Un quarto. Il bicchiere. Il primo punto fuori casa per l'Avellino, e non è poco, può essere un passo in avanti per voi, sì, cari avellinesi. Invece a Salerno siamo al 44esimo, manca pochissimo, tra un po' daranno anche il recupero. Intanto c'è Zito. Ex Avellino. Zito, per cortesia, per cortesia, Zito. Gli ultimi minuti per vestire, vai, per piacere. Gennaro, vieni tu, così ci concludi. Allora, vieni qua, insieme a me, vicino a me. Mettiti qua. Così ci inizi a, come si dice? Arpeggiare. Arpeggiare un po' la chitarra. Allora, la chiusa del nostro Marcello Mulè, vai. Però, troppa grazia da questa partita. San Nicola ha portato bene. Il Benevento è andato lì, quasi come vittima sacrificale. Nessuno avrebbe scommesso su una vittoria, o pochi, ma una vittoria così rotonda davvero è un segnale importante per tutto il campionato. Il Benevento si riprende quello che ha perso in maniera maldestra con la Provercelli in casa, forse un calo di concentrazione contro, credo, quelle che sia la squadra la peggiore vista di questo campionato. Ma sono tre punti d'oro per la salvezza, Gianrico, questi. Grazie a Marcello, tre punti d'oro per la salvezza. Guarda, si rimane sempre con i piedi per terra. Ottimo, ottimo. Allora, Luigi, 4 minuti di recupero. Allora, vabbè, è un 2-0, quindi facci una chiusa, cioè la vedo un po' difficile, sinceramente. Diciamo che molto probabilmente potremmo festeggiare la nostra prima vittoria di questo campionato. È stata una settimana particolare, abbiamo festeggiato la festa di San Matteo, ci ha portato bene. 3 punti anche oggi, speriamo di continuare su quest'onda nelle prossime partite e che la Rechi possa ritornare il fortino che era una volta. Applauso, 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 il fortino che era una volta, mi è piaciuta. Bravo, bravo Luigi. Luigi, io ti rinnovo l'invito qui in trasmissione sabato prossimo, perché è molto bravo tecnico, poi un ex calciatore, salutiamo il papà, nonché uno dei suoi ex idoli, giusto? Assolutamente sì. Con i così alla cacaiola, i calzettoni alla cacaiola. Adesso voglio concludere con il saluto di tutto il pubblico. Una parola, un aggettivo, un qualcosa, un pensiero, un commento breve per salutarci. Iniziamo da Rosetta D'Estasio, vai! Benevento, sei tutti noi! Facciamo gli applausi, dai! Un applauso continuo, vai Ciccio! A me fa piacere che è la seconda volta che vengo, 2 presenze, 6 punti, per cui io rivengo, perché mi piace veder vincere il Benevento. Siamo all'autogestione! Vai, vai, autogestione, vai! Come a scuola! Vai Marcello! Beh, i derby sono quello che avete visto oggi qua in studio, il resto lasciatelo agli incivili. Non c'è... Vai, applauso! Ci siamo divertiti tantissimo, una bellissima trasmissione, e questo 4-0 è stato favoloso. Grazie Mario! Che sia d'auspicio per stasera. E poi la baby tifosa! Ciao a tutti, bella, lei si vergogna un po' così. Poi andiamo dal nostro tifoso della Salernitana, vai! Forza Salernitana, sono contento di aver portato fortuna e spero di poter tornare a trovare. Sabato prossimo sei qua, non è che quale problema. Noi qua, se volete portare qualche parente, cugino, qua, oppure qualcuno che non è, sì. Vai Luigi. Ho detto già tutto prima, speriamo di continuare a fare risultati, perché Salerno è una piazza che merita, non lo scempio dell'anno scorso con una salvezza all'ultima giornata, ma merita posizioni importanti. Una piccola premessa a favore di tutti i sostenitori della Salernitana, voglio ricordare semplicemente che a livello di numeri Salerno ha addirittura più spettatori di molte squadre di Serie A, quindi merita qualcosa di più di una semplice salvezza. Onore a Salerno e ai Salernitani! E poi vai, brevi, vai Carmine! Volevo salutare tutti e soprattutto tutti presenti in studio, è stata una bellissima, diciamo, un bellissimo pomeriggio, e questa è solo la prima di tante vittorie della Salernitana quest'anno. Gennaro, abbassa la capa, vai! Allora, da buona avellinese, forza lupi
anche se oggi abbiamo pareggiato. E poi una trasmissione bellissima e un grazie a te Gianrico che sei un grande. E dammi un bacio. Grazie anche a voi. Ritorni? Ciao. Me lo prometti? Promesso. Poi c'è Pamela. Pamela, solo come solo tu puoi fare, vai. Anche se oggi è andata così, ragazzi, si dice oggi, cioè nel senso, vabbè, questa era da fare a mettere il dito nella piaga, poi arrivo a te, sulla Croce Rossa. Mi fate parlare, voi siete proprio scostumati. Cartellino giallo, ricordate la sciarpa gialla del Benevento per il cartellino. Termini, se oggi è andata così, niente, gli ultimi saranno i primi, ci rifaremo, ragazzi, forza lupi. Vai Michele, hai il microfono. Chiusura veloce, 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 veloce. Ciao a tutti, mi ha fatto molto piacere venire qui e che dire, sempre forza. Sempre forza, Lupi, bravissimo. Gianluca Festa. Tu ti diverti a dire. Ehi, Benevento. Non segna, che schifo. La Salernitana, 0-0, Vicenza Avellino. Un punto fuori casa è un punto guadagnato. Un punto se non casa. Fosse stato per qualche errore di Ardemagni avremmo rivinto. Diciamo che alla prossima ci rifaremo. Signori, io invece vorrei dedicare un grande applauso a un politico che però si diverte insieme a noi, si sveste da quei panni da politico così chiuso, pesante, oscuro, eccetera, eccetera, e mostra il suo lato simpatico e divertente. Quindi grazie, e naturalmente anche da tifoso. Quindi grazie a Gianluca Festa. E poi lo faccio con il microfono gelato, mi sembra di stare un po'. Allora, cari amici telespettatori, con il sottofondo di Gennaro Curato, il nostro scusa, devo chiudere. Sì. E non puoi fare così. No. Cioè? Ardemagni, quanti te ne magni? Io chiuderei qui. Vai. Gennaro, grazie per essere grazie stato qui con noi, grazie per averci regalato la tua arte, la tua musica e la tua chitarra, se ce la vuoi regalare dopo ce la prendiamo. Quindi, signore e signori, noi diamo la linea immediatamente alla nostra collega amica Sonia Lantella per Offside con le interviste del post partita. Quindi mi raccomando, continuate a restare qui sul 696 del Digitale Terrestre 8 Channel e sul sito www.8channel.tv in diretta streaming. Mettete mi piace, mi raccomando, sia alla pagina 8 Channel che a quella febbre da stadio. Ci vediamo sabato prossimo con un'altra mega puntata, con altre partite, con altri gol, speriamo pur dell'Avellino, che Gianluca Festa poi è così e colà, e naturalmente con questo bel pubblico. Signore e signori, ci vediamo sabato prossimo. Ciao, evviva lo sport, evviva le squadre campane. Vai Gennaro. Love will be easy if you follow like my dream. Red, gold and green. Red, gold and green. Come on, come on, come on, come on, come on, come in here. Febbre da stadio. Febbre da stadio. Love will be easy if you follow like my dream. Moschella. Red, gold and forte. Monte forte il pino. Camilla. Ciao a tutti, ciao, you a sabato. You come and go. Siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.